moving on. And I'm starting to drift because she's messing, messing with my mind. Cause baby, maybe I'm in love, maybe I'm in love, I'm falling to pieces. Cause baby, maybe I'm in love, maybe I'm in love, I'm falling to pieces. A message left con il suono caratteristico che lancia la puntata odierna. Buongiorno, benvenuti. Paolo con voi fino alle 13 sui canali del Life is Live Network, quello di Parole Musica On Air. Benvenuti al nostro ascolto e grazie per il vostro collegamento. Ultima puntata di questa settimana, che è la prima settimana di programmazione, quindi chiaramente per noi particolarmente sentita, particolarmente vissuta, particolarmente agitata, ma anche di grande soddisfazione. Grazie per averci prescelto anche stamattina in mezzo alle tante opportunità che offre il web e non soltanto. E io sono pronto, come sempre, insieme ad Alessandro in regia, a porvi quelli che sono gli appuntamenti di giornata, il nostro sommario che possa darvi un quadro generale di quello che tratteremo nel corso di questo venerdì, giorno 23 di marzo, che in coda presenterà quelle che poi saranno le modifiche importanti che la settimana prossima arriveranno per quanto riguarda chiaramente il cambio di colore delle regioni, per dirvi che andremo direttamente su quel tipo di attualità attraverso proprio i diretti protagonisti. Ma andiamo con ordine. Ogni ora, tra pochi istanti, alle 11 a mezzogiorno, ascolterete un radiogiornale che vi aggiornerà sulle informazioni più importanti dall'Italia e dall'estero. La nostra prima ora è dedicata in modo particolare all'informazione con Giovanni Gardani da oliopoinews.it, con Chiara Corradi dal parmense.net e le informazioni dallo studio in collaborazione con la Gazzetta di Reggio. La seconda ora comincerà con la musica. Vi presenterò un amico, un grande artista, un cantante, si chiama Matteo Casali e cura un tributo a Jovanotti da molti anni in modo unico ed eccezionale per quanto riguarda il panorama italiano, ma lo conosceremo anche dal punto di vista umano e anche dal punto di vista canoro, sotto sfumature differenti che non riguardano per forza quelle che sono le situazioni legate a Jovanotti. Poi 11:30, trama e ordito, parleremo con Sara Petrolini che tiene per noi il mercoledì una rubrica dedicata ai libri, di quelli che sono appunto gli spin-off dei libri stessi che lei cerca, che trova, con alcune curiosità che arrivano dai suoi pensieri, dal suo vissuto e dai suoi studi soprattutto, ma devo dire dalle sue passioni in modo particolare. Dopo mezzogiorno, a mezzogiorno e 10, saremo con Morena D'Attoli, la dottoressa Morena D'Attoli di studio di FZ, che si trova in vicolo ad Anegri a Parma. Avrete anche uno spot in testa in coda che vi permetterà di conoscere meglio questa realtà, e con lei parleremo di situazioni che riguardano le successioni, argomento certo non simpatico perché sono successive a un decesso, ma è necessario essere informati e per questo anche qua abbiamo pensato di essere in mano ai professionisti, a una grande professionista. Mezzogiorno e 40 saremo invece col capo della segreteria della provincia, Gian Maria Manghi, già presidente della provincia e già sindaco di Poviglio in passato e anche bravissimo musicista, ma saremo con lui sotto un altro punto di vista. Ci parlerà infatti di riaperture e di ristori, visto che siamo ormai vicini all'appuntamento col nuovo decreto legge che aspettiamo praticamente a minuti e dovrebbe arrivare qualche ufficialità, ma con Gian Maria avremo già le anteprime rispetto a quelli che sono ormai dei provvedimenti che sono stati tracciati e delineati e saranno ufficializzati tra poco, ma ormai diciamo che il dado è tratto. Fra queste informazioni e i nostri minuti, chiaramente anche tante canzoni importanti, ascolteremo i tributi di riferimento con canzoni degli artisti che loro vanno in giro ad omaggiare per l'Italia, e visto che ci sono le riaperture speriamo lo si possa fare molto presto anche in futuro. Questo è quanto per il preambolo, per i saluti iniziali. Parole Musica On Air adesso può partire, stiamo preparando il radiogiornale per darvi le informazioni.
Giovanni, in questo momento però non è pronto, non ce l'abbiamo, allora lo posticipiamo, possiamo andare direttamente, se vuoi Alessandro, col primo brano, prepariamo il tributo a Bon Jovi, dopodiché in coda se avremo la possibilità inseriremo Radio Giornale, che adesso per qualche dettame tecnico non è pronto e non riusciamo ad ascoltare. Il 379 175 8002, lo vedete anche capeggiare sopra la mia testa, sopra il mio capo, la possibilità di poterci mandare messaggi per fare domande ai nostri ospiti, anche perché no, per richiedere alcune canzoni che troveremo sempre sotto versione tributo. È pronto adesso quello a Bon Jovi, ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio. Yeah.
Ed eccoci di nuovo in studio, pronti a collegarci con Giovanni Gardani. Le 10-19 minuti, siamo arrivati un po' più lunghi, ma questo non toglierà minutaggio al nostro appuntamento con Giovanni. Vi ricordo che Giovanni ci parla esattamente del territorio cremonese mantovano, in particolare dell'Olio Po, ma in generale ci dà una mano anche a tracciare i tratti importanti di regione Lombardia rispetto soprattutto al momento del contagio da coronavirus, un momento pandemico che dura da più di un anno, e ci dà anche una mano ovviamente sempre Giovanni a raccontarci le attese che ci sono rispetto alla riapertura per quanto riguarda il prossimo 26 di aprile, ormai imminente, e che sembra riportare anche la Lombardia in zona gialla. Ovviamente non sono ufficialità arrivate, ma sono comunque notizie che stanno arrivando ormai date per certe. Giovanni è pronto? Possiamo collegarci? No, non ce l'abbiamo, aspettiamo ancora un istante. Vi ricordo che con oliopo.news.it e Giovanni Gardani chiaramente noi andiamo a sentire le informazioni, vi ripeto, dal territorio di riferimento. E poi vi ricordo anche che abbiamo l'appuntamento con Chiara Corradi da ilparmense.net, altra importante redazione che chiaramente tratta Parma e provincia, e in questo caso ci dà una mano a tracciare invece il volto, il tratto dell'Emilia Romagna. E poi avremo le informazioni da Reggio Emilia e provincia, che saranno invece relative all'appuntamento con la Gazzetta di Reggio, che ci manda le informazioni e noi da studio siamo pronti a darle, a commentarle. Vediamo se riusciamo a collegarci con Giovanni, abbiamo ancora un istante di attesa. Giovanni Gardani, giornalista di oliopo.news.it, che tra l'altro è anche un volto di una televisione cremonese, per questo motivo notate la sua forte disinvoltura anche a quelli che sono gli inquadramenti della telecamera, ma comunque la disinvoltura è dovuta anche alla padronanza del linguaggio e del mestiere. Oliopo.news.it, mi raccomando, il sito di riferimento poi per approfondire le informazioni che vi daremo, e soprattutto per andare a prendere anche le altre informazioni che nel tempo a disposizione non potranno starci, perché abbiamo circa una ventina di minuti. 379-175-8002 il numero telefonico per mandarci messaggi. Vi ricordo anche che c'è una mail di riferimento, info.pemonair@eu.com, per invece chiedere ospitalità rispetto a quelle che sono le nostre trasmissioni, i nostri appuntamenti. Eccoci qua con un po' di ritardo, ma pronti a collegarci con Giovanni Gardani. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a te Paolo, buon venerdì a tutti, eccoci qui. Altrettanto, ultimo appuntamento di questa settimana, di questa nuova avventura, e cominciamo a dare una lettura rispetto a quello che sta per capitare presumibilmente da lunedì prossimo, quindi l'auspicabile zona gialla. Come sta vivendo insomma questa notizia, questo arrivo al territorio, e notando che nelle informazioni che mi hai diciamo premandato c'è già ad esempio qualche polemica legata al coprifuoco delle ore 22 che non è bene accetto. Sì, credo che la polemica sul coprifuoco sia legata soprattutto ai tempi a venire, perché comunque è stata fatta una decisione, è stata presa una decisione, lo vedete nel sottotitolo, diciamo così, fino al 31 luglio, cioè è molto tempo, siamo a fine aprile, abbiamo davanti maggio, giugno, luglio, vuol dire comunque vedere da qui a tre mesi. E c'è già qualcuno che dice, questa è un'indiscrezione che arriva sia da Roma che da Milano, insomma dalle stanze dei bottoni, perché insomma qualche politico nostro, pochi purtroppo, ma qualche politico del territorio ce l'abbiamo, ha detto che probabilmente questa decisione verrà rivista, perché comunque effettivamente si è guardato molto in là. Io capisco che un DPCM non si possa fare tutti i giorni, tutte le settimane, però insomma da qui a tre mesi di tempo ce n'è. Il problema qual è? Il problema è che arriverà l'estate, arriveranno le serate calde, le serate in cui piace stare fuori, insomma magari rientrare a casa alle 22 sarà un po' più difficile. È anche vero che ci si può da un certo punto di vista così organizzare, perché magari si può fare la serata, andare a cena se si può, ovviamente il sabato, magari per chi non ha grosse esigenze di lavoro andare a cena alle 19 e quindi anticipare un attimo. Diciamo anche che secondo me questo coprifuoco alle 22 non so se durerà davvero fino al 31 luglio. Io mi aspetto una decisione da questo punto di vista, e sarebbe una delle prime volte, ma sarebbe probabilmente, vedremo se i numeri lo giustificheranno, un po' meno restrittiva. Di solito si è sempre deciso per restringere ulteriormente, questo con il governo Conte. Col governo Draghi già adesso si era parlato, no, fino a fine aprile zona rossa, zona arancione. Il 26 aprile è vero, sono solo 4 giorni, ma comunque siamo già in zona gialla, quindi si è certo comunque deciso di essere meno restrittivi. Mi aspetto qualcosa del genere anche sul coprifuoco, che è un po' il tema in questo momento di discussione, non credo soltanto per una bagarre politica. Sappiamo che era stato
il leader della Lega, no? Matteo Salvini, a dire facciamo il coprifuoco almeno alle 23, a così puntare su questo punto, diciamo, nella bagarre legata al DPCM. Non credo però che sia soltanto per questo, credo che sia proprio un discorso di socialità. La gente vuole ritrovare socialità, vuole ritrovare quelli che a Casalmaggiore chiamiamo giovedì d'estate, perché erano organizzati dalla Proloco. Immagino che ci fossero anche, ci siano anche in altre zone, Via Dana, immagino anche nel Reggiano, nel Parmense, insomma, che sia giovedì, che sia mercoledì, cambia poco. L'importante, secondo me, è che qualcosa verrà fatto. Anche perché, Paolo, e poi qui rispondo alla tua prima domanda, i Sì. numeri confermano la discesa, confermano che le cose stanno andando bene. Ieri meno 14 nella terapia intensiva in Lombardia. Stanno calando un po' tutti, diciamo così, i parametri, calano anche i ricoveri. Ieri abbiamo avuto il 4,8% di positivi sui tamponi, cioè non c'è nessun dettaglio, nessun dato in questo momento che può allarmare. E a chi dice: ah, vedrete adesso con le riaperture a maggio sarà un disastro, sarà un casino, io dico: ma non mi sembra che l'anno scorso con le riaperture di maggio ci sia stato un casino, ci sia stato un pasticcio. Non credo Sì. proprio, anzi, io sono abbastanza convinto che il virus farà il suo corso come l'ha fatto l'anno scorso. Sono due cicli, l'epidemia della storia, hanno tutte vissuto di due ondate. Questa io mi impunto nel dire che è la seconda ondata, non è la terza, è un'unica ondata lunga che è partita a fine settembre e sta per terminare finalmente. Io sono molto fiducioso. Peraltro, una buona notizia, dato che spesso critichiamo il sistema, stavolta devo dire che sembra funzionare bene dopo tanto tempo il sistema di prenotazione. Ieri alle 23 sono partite le prenotazioni per la fascia 60-64 anni, sembra non ci siano stati finora intoppi. Speriamo che vada avanti così. Ricordiamoci che poi dal 29-30 aprile partiranno, diciamo, le fasce, mi sembra 50-60, e poi ci sono gli over 50. Se tutto va bene, attorno alla metà di maggio, 14 maggio, anche se bisognerà poi vedere come vanno le fasce precedenti, che hanno ovviamente in questo momento la priorità. Certo, ti chiedevo, c'è un intervento importante di un consigliere regionale di Lombardia del Movimento 5 Stelle, Marco Degli Angeli, che lancia un allarme per quanto riguarda gli esami oncologici. Ti chiedo se questo calo, si parla di un calo fino al 67%, se è legato al momento pandemico o se qua c'è qualche altra cosa da raccontare rispetto a questa informazione. È assolutamente legato al momento pandemico. Purtroppo sono stati procrastinati tanti esami, sono state messe da parte, sono state dimenticate. Io a volte dico con rabbia, ma vabbè, chi mi conosce anche per un'esperienza personale, un lutto che ho avuto, Certo. lo dico con rabbia, perché dico non si riesce più a curare altro che il Covid. Davvero, l'impressione che si ha è questa, l'impressione. Quando ci si è dentro, quando si ha un familiare coinvolto, ripeto, parlo per un'esperienza personale, non per qualunquismo o per sentito dire, poi posso magari anche essere più arrabbiato perché l'ho vissuta, ma comunque davvero l'impressione che ci si sia dimenticati completamente di tutti gli altri esami. Un calo del 67% in una eccellenza, perché la sanità lombarda continua ad autoproclamarsi eccellenza, e io tutto sommato credo che comunque sia una sanità che tutto sommato funziona, ma funziona molto quando si appoggia al privato, e questo non va bene. Questo non va bene, perché la sanità lombarda, non stiamo male in Lombardia in linea di massima, però quando riusciamo a fare qualcosa è perché ci appoggiamo al privato. 67% è in provincia di Cremona, 40% in provincia di Mantova, dove va leggermente meglio, ma sono numeri troppo alti, troppo pesanti. Ricordiamoci, signori, che si muore di Covid, ma si muore anche di altre malattie. Davvero non è Certo. qualunque, lo dico perché purtroppo ho vissuto esperienze, ripeto, ancora personali, quindi lo dico con cognizione di causa, e ho proprio notato questa incapacità di gestire, che a mio avviso era assolutamente scusabile, perdonabile e comprensibile nella prima ondata. Questo non smetterò mai di dirlo. Marzo-aprile 2020. Valeva tutto, è brutto da dire, ma vale tutto, perché è così. Quando ti coglie di sorpresa un virus del genere, una pandemia del genere, è difficile organizzarsi. Adesso no, adesso non è più accettabile che con la distanza di un anno ci siano questi problemi, ci siano questi numeri.
Bene ha fatto, questo al di là del pensiero politico non c'entra niente, poteva essere il PD, poteva essere Forza Italia, poteva essere la Lega, l'hanno fatto i 5 Stelle, va benissimo, sono numeri comunque certificati e bene ha fatto a portarli alla luce, cioè il sistema sanitario non può vivere solo della pandemia, non può soltanto pensare alla pandemia, questo non è assolutamente accettabile e i numeri sono impietosi purtroppo. Restiamo in campo politico perché c'è una polemica da andare a raccontare, quella che riguarda Alessia Minotti, che ha replicato ad altre dichiarazioni che a quanto pare non ha gradito e ha parlato di retorica politica dicendo che non è il momento di fare cose di questo tipo ma dedicarsi invece al bene della comunità. Sì, io credo che Alessia Minotti abbia scisso, separato due particolari, nel senso che la polemica si lega all'uscita che aveva fatto Alessandra Cappellari della Lega, consigliere regionale della Lega, che aveva detto: avete visto, alla fine il punto vaccini a Via D'Ana lo facciamo e dal 3 di maggio si riprende, quindi basta polemizzare, basta fare schermaglie politiche quando in realtà è tutto risolto. Allora, il metodo di comunicazione, questa cosa della Cappellari è stato un po' vado alla battaglia, vado a dire che noi siamo più bravi perché abbiamo messo il punto vaccini. È sbagliato, mi permetto di dire, è sbagliato perché non c'è niente di cui vantarsi, cioè il punto a Via D'Ana ci doveva essere da ben prima del 3 maggio. Poi siamo felicissimi che chiaramente ci sia stato uno sviluppo, ci sia stato uno sblocco della situazione. Ma a mio avviso l'uscita di Cappellari sbagliata è un'altra, ed è su questa che Minotti, consigliere comunale di Via D'Ana e candidata a sindaco lo scorso ottobre, è su questo che Minotti insiste. Cappellari non può venire a dire in provincia di Mantova ogni hub è a distanza di, cioè ogni comune non è più lontano di 35 km da un hub vaccinale. Sì, è vero, ma 35 km non sono pochi, signori, cioè non è che stiamo parlando di una passeggiata e ci arrivi, cioè vantarsi su queste cifre, vantarsi o comunque rimarcarle non è bello, secondo me è sbagliato, è un errore di fondo che c'è, anche perché lo viene a dire, mi riferisco a Cappellari, ad un territorio che è il comprensorio Olio Po, che sta subendo l'incapacità di ATS Valpadana di organizzare un punto vaccini a Bozzolo che metterebbe tutti d'accordo, perché non finirò mai di dirlo, Bozzolo è baricentrico, se si fa il punto vaccini a Bozzolo non si accontenta il comune di Bozzolo, ma si accontentano 20 comuni del comprensorio Olio Po, e il comprensorio Olio Po ha 32 comuni, quindi se ne accontenti 20, gli altri 12 o 15, perché poi alcuni si sovrappongono, li hai accontentati con l'hub di Casalmaggiore, tu sei a posto. È su questo che bisogna fare la battaglia, non dire ah ma tanto l'hub più vicino è a 35 km, cioè l'hub più lontano è a 35 km, beh, non è paglia 35 km, no. Stiamo parlando persone anziane. Quell'uscita mi è piaciuta poco anche a me, credo che Minotti abbia risposto su quello. Poi la retorica politica, devo dire, purtroppo fa parte del gioco, sarebbe bello in questo momento avere un po' più di unità, e devo dire che l'Olio Po su questo ha fatto scuola, ha fatto lezione, perché ho visto sindaci di qualsiasi colore che fino al giorno prima si sarebbero accoltellati, ovviamente sto esagerando, che però invece si sono messi d'accordo e hanno fatto un fronte comune. Questo mi ha fatto molto piacere, perché insomma quello è il mio territorio, quindi personalmente, campanilisticamente, dico bravi a tutti i sindaci. Meno male, dai, che qualcosa di positivo esce fuori anche dalle schermaglie politiche, ogni tanto vengono messe da parte, in questo caso invece è nata una polemica. C'è un'informazione, Giovanni, che avrebbe meritato sicuramente la prima pagina, e se non fosse che il Covid un po' scavalca ogni cosa, perché parliamo di riscaldamento globale, che è un allarme generale, chiaramente, che coinvolge tutta la Terra. Noi siamo qua a parlare della zona che tu curi in particolare e troviamo in Lombardia dei dati preoccupanti. Parliamo di un monitoraggio degli ultimi 60 anni che dobbiamo chiaramente leggere con un coefficiente di misurazione del caso, cioè non dire che sono tanti, perché sono pochissimi rispetto agli anni che ha il mondo, insomma, ecco. Sì, assolutamente sì. Allora, Cremona e Mantova stanno un po' meglio della media della Lombardia, ma stanno peggio della media italiana. Si conferma il fatto che comunque la pianura padana non è una zona felice dal punto di vista ambientale dell'inquinamento, perché poi quando parliamo di riscaldamento globale si parla di quello, cioè è legato anche all'inquinamento, chiaramente. Perché 2,5 gradi, abbiamo visto 2,39 a Cremona e 2,44 a Mantova, devono far paura, o meglio metterci in guardia, proprio perché la misurazione è su 60 anni, cioè noi dobbiamo pensare alla storia del mondo, la Terra che c'è da miliardi di anni,
in 60 anni, che rispetto a miliardi di anni sono una briciola, è il nulla, si è avuto un aumento del 2,5 gradi di media, cioè vuol dire che rispetto a 60 anni fa la temperatura media in qualsiasi stagione, perché è una temperatura media, è salita di 2,5. Dopo non possiamo più stupirci se i ghiacciai spariscono, se si riducono, se c'è un problema in Antartide, ma anche nelle nostre montagne, nei nostri ghiacciai, delle nostre Alpi, tanto per dire. Ecco, è un problema, ma il problema, l'altro problema è che questi dati devono essere letti non come una mera statistica, perché noi facciamo informazione, cerchiamo di farla e la diamo come statistica, ma devono essere letti come una spia, un allarme per il quale bisogna intervenire, perché se noi li leggiamo e diciamo ok, è aumentata, sì, siamo preoccupati, ma non facciamo nulla, chiaramente questo diventa un problema alla lunga, perché allora fra 60 anni chi ci sarà? Fra 60 anni, se ci saremo ancora non lo so, ma comunque i giornalisti che ci saranno fra 60 anni diranno c'è stato un ulteriore aumento, magari saremo a 3-4 gradi in più, io spero non ancora più 2,5, invece bisogna invertire la tendenza. Invertire la tendenza come si fa? Si fa con dei progetti su scala globale, ovviamente su scala globale, che però devono essere secondo me a medio breve termine, non troppo in là, e devono essere fattibili, e soprattutto bisogna iniziare a correre per raggiungerli, perché l'impressione è che ultimamente ci si sia dati questo l'ha detto anche Tozzi, che è un noto studioso proprio anche della Terra, è un geologo, quindi lo sentivo proprio parlare ieri, perché ieri era la giornata mondiale della Terra, e diceva ci siamo dati l'obiettivo dell'anidride carbonica meno 40% al 2050, adesso l'hanno spostata al 2060 meno 60%, quindi ci siamo dati 10 anni in più, ma un obiettivo più ambizioso. Però l'idea è che si continui a rinviare, si continui a procrastinare, alzando l'asticella, così che alla fine andremo avanti, quindi il tempo passa, quindi perdiamo del tempo perché lo stiamo perdendo, e in più cerchiamo un obiettivo ancora più difficile da raggiungere. Invece sarebbe meglio avvicinare il tempo, l'orizzonte temporale, e magari abbassare un po' l'asticella e arrivarci per gradi, perché l'importante è arrivare a dei primi risultati, poi quando quelli arrivano secondo me si è anche più stimolati. Abbiamo due informazioni per i nostri ultimi 5 minuti di diretta che ci portano insomma un po' di sorrisi, un po' di fiducia. Da una parte c'è anche una curiosità: una donna che di norma era abituata a curare dei gatti si è trovata a curare delle persone, degli esseri umani. Adesso ci racconterai questa vicenda, e poi andremo invece a parlare del mini rugby di Viadani in Riva al Po, che è stato chiamato da questo titolo l'allenamento ecologico. Sono due belle curiosità, due belle storie. Partiamo da quella del treno guasto e di questa signora che ha soccorso gli uomini che si sono bloccati da quelle parti. Sì, praticamente è successo che due uomini, due macchinisti sono rimasti bloccati con la locomotrice in stazione a Torre dei Picenardi, sono rimasti fermi per 6 ore, dalle 10.45 fino quasi 6 ore, fino oltre le 16, questo è successo lunedì, ma lo si è scoperto ieri, perché poi questi due uomini hanno mandato un messaggio al sindaco di Torre Picenardi, Mario Bazzani, per ringraziare lui e ovviamente lui con lui tutta la cittadinanza per quello che erano riusciti sostanzialmente a fare, ed erano riusciti a fare i cittadini residenti. Cos'è successo? Succede che in stazione a Torre Picenardi c'è una colonia felina, questa gattara, chiamiamola così, che non è assolutamente un termine spregiativo, ci mancherebbe, anzi, ma è un soprannome, diciamo così, anzi, esatto, è andata a dar da mangiare ai gatti, ha visto questi uomini in difficoltà, ha coinvolto un po' tutta la cittadinanza, la popolazione, ha detto diamogli una mano, quindi gli ha portato l'acqua, gli ha portato la focaccia, il formaggio, insomma è stato un bel gesto. I due uomini poi, una volta che la locomotrice dopo 6 ore è ripartita, sono riusciti a sfamarsi, anche perché alla fine sennò saltavano il pranzo. L'altra notizia che ci ricongiunge insomma con le buone notizie è quella di Viadana, dove i bambini del mini rugby, quindi l'età più bassa, l'età più piccola, l'età più giovane che fa rugby, invece di fare allenamento, non potendolo fare, si sono allenati in sicurezza, come andando a ripulire le spiagge praticamente del Po a Viadana. Quindi, come leggiamo, allenamento in sicurezza tra divertimento, ecologia ed educazione ambientale, insomma di tutto un po', per riuscire a mettere insieme qualcosa di buono e qualcosa di assolutamente valido. Direi due buone notizie per chiudere la nostra diretta di oggi. Assolutamente sì, e per chiudere col sorriso, con un po' di fiducia, visto insomma che ultimamente ne abbiamo un po' poca, nel futuro c'è ancora qualcosa che si muove sotto il nostro cielo di positivo. Perfetto Giovanni, intanto io ti ringrazio e ne approfitto per ringraziarti per aver accettato l'invito a essere presente, oltre che con me al mattino in voce a Circuito 29, in questa nuova avventura, di aver accettato insomma di salire su questo treno in corsa che è partito, che sto curando, cercando con Alessandro, che è il mio tecnico regista, di andare sempre più nel dettaglio
per dare contenuti e per dare professionalità. Sicuramente la tua presenza è un valore aggiunto, quindi ti ringrazio davvero e ti auguro un buon fine settimana. Grazie a te Paolo, buon fine settimana a tutti, ciao. Altrettanto, ciao Giovanni, un saluto a Giovanni Gardani da oliopoinews.it. Adesso stacco musicale col tributo ad Elisa, Quelli che restano, e poi avremo invece in diretta Chiara Corradi dal parvense.net, che ci porterà informazioni ovviamente non soltanto da Parma e provincia, come vi dicevo, ma anche dal territorio dell'Emilia Romagna, anche in prospettiva delle nuove aperture. A tra poco.
bellissimo tributo ad Elisa, grande voce, grande interpretazione. Vi presentiamo delle cover selezionate straordinarie qua per la musica di Parole Musica On Air. Vi presentiamo l'informazione che arriva puntuale e precisa, stavolta ci dà una mano a fare anche la mappatura dell'Emilia Romagna, ma ci concentreremo su Parma e provincia con Chiara Corradi da ilparmense.net. Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno, come è andata ieri la tua trasferta in piazza? Bene, molto bene, è stata un'iniziativa molto sentita, molto partecipata, probabilmente la cittadinanza ormai ha compreso insomma anche le difficoltà di baristi e ristoratori, quindi c'era tanta gente, hanno partecipato poi anche amministrazioni e enti locali che hanno preso la parola sul finale insomma della manifestazione, dicendo che sono vicine ovviamente alle categorie dei pubblici esercizi, dei ristoratori e dei bar, e che cercheranno per quanto sia possibile di proporre insomma almeno riduzioni per quello che riguarda, riduzioni se non esenzioni per quello che riguarda le imposte comunali. Speriamo che veramente queste cose vengano mantenute perché ve ne è il bisogno. Intanto andiamo tra pochissimo a parlare della futura zona gialla, ma prima andiamo sui dati, i dati del coronavirus, per aggiornare i numeri da Parma e provincia e anche se li hai a disposizione quelli dall'Emilia Romagna. Sì, allora partiamo dal panorama generale dell'Emilia Romagna. Ci sono, ieri sono stati registrati 1010 casi in più rispetto alle 24 ore precedenti, sono stati fatti in totale 27.500 tamponi, quindi la percentuale dei nuovi positivi all'incirca è del 3,7%. Continua tutta l'attività di contact training, quindi rispetto alle persone che hanno avuto contatti con tamponi rapidi piuttosto che test sierologici per verificare chi ha già avuto la malattia, la presenza di anticorpi. Per quello che riguarda nel dettaglio Parma, ieri c'è stato un leggero aumento dei casi, ma anche a livello insomma regionale sono 90 le persone che sono risultate positive al coronavirus, si è registrato un solo decesso e le terapie intensive tornano leggermente a salire dopo il calo di qualche giorno fa e sono 32 persone quelli ricoverati in terapia intensiva a Parma. C'è da segnalare comunque, questo bene ribadirlo sempre, che il 96% dei casi positivi a livello regionale ovviamente si trova in isolamento a casa, quindi è asintomatico oppure insomma ha sintomi lievi. La parte di contagiati che richiede un'ospedalizzazione sta comunque diminuendo, quindi questo ci fa pensare a un, come è successo l'anno scorso insomma anche nel periodo estivo, a una meno virulenza per quello che riguarda l'attacco del virus alle persone positive. Andiamo alla zona gialla, auspicata in arrivo per l'Emilia Romagna intera, ma anche chiaramente di conseguenza per Parma. Ne ha parlato Stefano Bonaccini. Da lunedì 26 cambiano un po' di cose, non tutte queste cose soddisfano, e l'abbiamo prima menzionato raccontando della manifestazione di ieri, però insomma anche Parma si prepara a questa nuova colorazione, a questo nuovo momento di riapertura. Sì, l'ho anticipato nella tarda serata di ieri il presidente Bonaccini, che dal 26 di aprile i numeri, quindi questo calo che abbiamo detto che ormai si sta un po' consolidando da qualche settimana, fanno mettere l'Emilia Romagna in zona gialla, quindi con le restrizioni minori. Verrà poi confermato il tutto ovviamente nel pomeriggio di oggi con l'ordinanza del Ministero della Salute, però insomma è già stata data per ufficiale dal governatore. Problematiche, nel senso che dal 26 entrano in vigore le nuove regole, quindi nelle zone gialle, accennavamo prima, riapriranno anche i ristoranti, però solo all'aperto, e quindi insomma c'è la problematica dello spazio, c'è l'incognita del meteo che potrebbe insomma portarli a tenere chiuso lo stesso, perché è ovvio che insomma se piove. E ritorneranno anche gli sport di contatto, tutte le attività sportive saranno possibili tranne piscine e palestre, che riapriranno le piscine da maggio e le palestre dal 1 giugno. È arrivata proprio poco fa la notizia, ve la dico in diretta, la stavo preparando adesso, sì, che l'Emilia Romagna ha stabilito per quello che riguarda le lezioni in presenza alle superiori, a partire da lunedì saranno al 70%, quindi non al 100% come auspicava insomma il Ministero dell'Istruzione. C'era questo range che si poteva scegliere tra il 70, dal 70 al 100%, l'Emilia Romagna ha deciso di mantenere la soglia più bassa possibile, quindi scuole in presenza al 70%.
Allora, procediamo adesso invece cambiando pagina. C'è una notizia che mi ha molto incuriosito. Parliamo di contributi anche importanti, 10 milioni contributi che possono spingere le giovani coppie a vivere in Appennino. E c'è un problema di ripopolazione da quelle parti, è per questo, Chiara, che si mettono in campo questi incentivi? Esatto, soprattutto in quelle che vengono definite un po' le alte valli dell'Appennino, quindi la parte più alta della nostra montagna, quella che confina con la Toscana, con la Liguria, è in crisi, nel senso che le persone negli ultimi anni sono scese quasi tutte in città oppure hanno cercato lavori diversi da quello che può offrire e proporre la montagna, e quindi si sta parlando, e questo, su questo tema il Covid ha sicuramente dato una spinta ulteriore, di tornare ai piccoli borghi, quindi di andare a ritornare a ripopolare tutto quello che è l'Appennino, che invece da 20 anni, 30 anni a questa parte sta subendo, diciamo, la tendenza inversa, cioè quella dell'abbandono. Quindi c'è questo bando della regione Emilia-Romagna che si chiama Montagna 2020, a cui sono già stati finanziati 10 milioni lo scorso anno, e che ieri è stata data la notizia che ne verranno dati altri 10 milioni. Ovviamente sono state fatte tantissime domande, perché questo bando permette di ristrutturare casali o comunque strutture abbandonate, e ovviamente i contributi sono maggiori quando si decide di trasferirsi in montagna e più l'età delle persone che lo richiedono è giovane. Quindi è dedicato in particolare alle giovani coppie, proprio per andare a creare un nuovo polo, una nuova tipologia di lavoro, anche di ripopolazione della montagna, che possa portare nuove famiglie in montagna. La prima tranche è andata assolutamente molto bene, i 10 milioni sono stati tutti esauriti, e adesso sono stati già stanziati, come dicevo, questi altri 10.000 milioni che permetteranno già il finanziamento di 346 domande che erano in attesa. E poi quelli che avanzeranno verranno prese in considerazione nuove domande. Restiamo in altura, perché l'animale di cui parliamo è solito vivere da quelle parti. Si parla di una lupa che è stata investita e che per fortuna sta bene perché è stata curata. Sì, esatto, è stata investita nei giorni scorsi a Borgotaro, sembrava in condizioni gravissime, è stata recuperata dal rifugio Matildico che si trova nella zona della Valdenza, che insomma ha stabilito che aveva una gamba rotta e poi anche un'emorragia a livello intestinale abbastanza importante. Sono riusciti comunque a operarla, non sono presenti lacerazioni di organi interni, la lupa si sta riprendendo e in un mesetto circa dovrebbe tornare nel suo habitat naturale, ovviamente con un GPS che controlla il posto in cui è e stabilisce, insomma, di intervenire nel caso in cui ci siano segnali che ci siano dei problemi o che la lupa, insomma, non stia bene. Speriamo davvero che possa riprendersi velocemente. Ora andiamo a parlare di un personaggio importantissimo che ha fatto la storia, nato a Parma e deceduto a New York. Parliamo di Arturo Toscanini. C'è in questo momento la volontà di riportare il suo frac, che ha utilizzato spesso durante le sue performance da maestro d'orchestra, riportarlo a Parma con una cifra che tutto sommato non è neanche così esosa, Chiara. Sì, esatto, si tratta di 8.000 euro, quindi una cifra abbastanza, insomma, bassa. È stata avviata questa raccolta fondi che vuole appunto andare a ottobre, che sarà la data in cui in occasione di Parma Capitale della Cultura verrà aperto il Centro Internazionale di Studi e Archivio dedicato ad Arturo Toscanini. E entro questa data si punta a raccogliere questa somma per far sì che venga riportato a Parma, ovviamente nella patria di Toscanini, il frac che è stato acquistato a New York alla Sartoria Scalia, che è un frac particolare perché è completamente rifinito a mano, con stoffe ovviamente preziose, che è ancora conservato in perfetto stato, però si trova ovviamente a New York, ed è il frac che è stato utilizzato dal maestro Toscanini sul podio della Symphony Orchestra di New York, quindi insomma ha un valore anche dal punto di vista musicale molto importante. Assolutamente sì. Chiudiamo con lo sport, con il Parma Calcio. Piove sul bagnato, quest'anno non ne gira una per il verso giusto, infortunio grave per Roberto Inglese che non è in campo da molto tempo, dovrà operarsi e sarà fermo fino alla prossima stagione. Sì, esatto, purtroppo Inglese non è nuovo a questi infortuni, ha ancora un problema alla caviglia sinistra, subirà un intervento chirurgico di stabilizzazione e poi inizierà tutto il percorso terapeutico, ma come accennavi tu si va già come tempistiche alla prossima stagione. Nel frattempo il Parma si prepara al match salvezza
ormai continuiamo a dirlo, continuiamo a sperarci, ma insomma è sempre più lontana, col Crotone che si giocherà domani alle 18 al Tardini. E queste sono le ultime informazioni di questa nostra giornata, di questa nostra mattinata, anche per te come per Giovanni. Io, Chiara, riservo il mio ringraziamento per aver accettato di salire anche su questa nuova avventura, insomma, che è cominciata lunedì scorso. Il valore aggiunto di avere la vostra redazione, di avere te in questa trasmissione è veramente importante, quindi per il momento buon weekend e ci risentiamo lunedì. Grazie a te Paolo per averci coinvolto in questo progetto e a lunedì. Grazie mille, ancora un saluto a Chiara Corradi, grazie davvero per averci dato questa opportunità, un'opportunità indubbiamente importante per venire a conoscenza delle vicende che riguardano appunto Parma e provincia. Qualche informazione invece dalla provincia di Reggio Emilia, adesso noi andiamo a recuperare un po' di informazioni che arrivano da Reggio. Come sapete, come vi ha già raccontato, avremo la possibilità di essere in collaborazione, abbiamo già la possibilità di essere in collaborazione con la Gazzetta di Reggio per quanto riguarda le informazioni che arrivano, ma indubbiamente bisogna che prima approntiamo i collegamenti, e nel frattempo che avremo qualche mandante, ecco, proprio della Gazzetta di Reggio, che ci darà qualche volto noto della testata in diretta, saremo noi a raccontarvi quello che riguarda proprio il territorio di Reggio Emilia e provincia. Cominciamo con un po' di informazioni che riguardano la cronaca e parliamo del Parco delle Caprette, piuttosto noto a Reggio Emilia, dove si va a passeggiare, si va a correre, e soprattutto in queste giornate, che sono giornate che si fanno particolarmente interessanti da questo punto di vista, vi sono segnalazioni di alcune molestie che sono state fatte alle donne che corrono appunto sul lungo crostolo. Secondo quanto denunciato dalle donne che sono state aggredite, ci sarebbe un uomo che da qualche giorno starebbe molestando le donne che fanno jogging e camminano al parco, e tutto questo chiaramente porta spavento e soprattutto raccapriccio al Parco delle Caprette. Quindi è stato intensificato il controllo, ci sono state due segnalazioni alla questura, una denuncia ai carabinieri. Nella denuncia ai carabinieri stessi, il 23 marzo scorso una donna di 30 anni ha accusato l'uomo di averle mostrato i genitali, di averla palpeggiata e di averla inseguita mentre lei stava appunto correndo e stava facendo jogging per conto suo, cercando casomai anche di mettersi alle spalle una stressante giornata di lavoro, quindi cose che di norma chiaramente non vanno fatte. E per questo motivo, ripeto, sono stati intensificati i controlli e per questo motivo ci saranno verifiche ulteriori. Abbiamo già detto ieri della vicenda che riguarda le ossa umane trovate durante uno scavo, quindi diciamo che possiamo andare alla prossima informazione. C'è un'informazione piuttosto importante che arriva, e arriva esattamente dal fabbrico, la foto di un 21enne morto usata in una fiction senza autorizzazione, cioè mettersi alla visione di un programma televisivo e vedere la foto del proprio figlio utilizzata senza nessun tipo di autorizzazione. Le informazioni da questo punto di vista sono ancora frammentate, appena avremo novità, appena avremo la completezza di questa informazione, però ve la daremo, perché a quanto pare la famiglia ha scelto di fare denuncia, e pertanto insomma questo arriverà ancora all'onore della cronaca. Andiamo adesso invece ai messaggi audio e post su Facebook con minacce di morte all'ex e al rivale in amore. Uno stalker seriale di 42 anni salernitano, già ai domiciliari, è finito in carcere. Lo scorso mese di marzo il 42enne era stato arrestato dai carabinieri di Gattatico e messo ai domiciliari in quanto, a distanza di 14 anni dalla fine della convivenza, aveva cominciato a perseguitare l'ex convivente, una 37enne residente nel Reggiano, telefonandole con l'insistenza e inviandole numerosi messaggi a contenuto pretenzioso e anche minatorio. Pretendeva di parlare con la donna e minacciava di andare in qualche modo a farle del male nel caso lei non avesse accettato. Per questo motivo, dai domiciliari, l'uomo è stato trasferito in carcere. Queste un po' di informazioni che arrivano da Reggio e provincia. Adesso invece siamo pronti per ascoltare il nostro radiogiornale nazionale e internazionale. Vi do un'altra informazione: di rientro da Radio Giornale vedrete un medley di canzoni che saranno opera di un cantante e di un gruppo, Matteo Casali dei Giovanotte, tributo a Giovanotti, e questo è abbastanza evincibile dal nome della Tribune Band. Ebbene, questo video che vedete in apertura sarà la presentazione del prossimo ospite, perché una volta ascoltata la canzone, o meglio le canzoni che avranno parte di questo medley, avremo Teo Casali in diretta per parlare di musica, della sua attività musicale e anche del momento del settore che ci sta ovviamente però di motivi particolarmente a cuore. Radio Giornale, video di Sbam con i Giovanotte e poi in diretta con Matteo Casali. Le
Le regioni scrivono a Draghi: posticipare il coprifuoco, amareggiate sulla scuola, i nuovi casi di coronavirus, Gelmini, check sulle misure del decreto ogni due settimane, ricoveri nella bozza anche tre grandi riforme, giustizia e appalti e PA. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Voglio raccontare quello che facciamo. Voglio far conoscere i nostri prodotti e i nostri servizi. Voglio creare iniziative sul territorio. Voglio creare un messaggio che rispecchi la nostra realtà. Voglio diffonderlo, interagire, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e raggiungere i nostri obiettivi. Ecco perché voglio raccontare quello che facciamo. Creare valore, crea valore, racconta il tuo con Media Arco, www.media-arcom.com. Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Francesco Vitale in studio. Posticipare il coprifuoco dalle 22 alle 23 è una delle richieste che le regioni rivolgono al premier Mario Draghi. Le regioni e le province autonome inoltre prendono atto con amarezza delle decisioni emerse in Consiglio dei Ministri in relazione al tema della percentuale minima per la didattica in presenza per le superiori, un metodo che non ha privilegiato il raccordo tra le diverse competenze che la Costituzione riconosce ai diversi livelli di governo. Sono 16.232 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 364.804 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 360 decessi per un totale di 118.357 dall'inizio della pandemia. I guariti odierni sono 19.125, calano di 55 unità le terapie intensive, mentre sono 690 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, somministrate 345.586 dosi di vaccino. La Commissione europea ha avviato un'azione legale contro AstraZeneca per non aver rispettato gli accordi sulla consegna delle dosi del vaccino contro il Covid. Nonostante l'annuncio arrivi dal ministro della salute irlandese Stephen Donnelly, la multinazionale biofarmaceutica ha ribattuto di non essere a conoscenza di alcun procedimento legale. In Germania intanto è stata approvata la norma sul cosiddetto freno d'emergenza a livello nazionale. In Italia è intervenuto il ministro Maria Stella Gelmini per sedare lo scontro politico sul coprifuoco. Non durerà fino al 31 luglio. Le sei missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno accompagnate anche da due riforme strutturali della giustizia e della pubblica amministrazione, quanto prevede una bozza elaborata in vista del Consiglio dei Ministri atteso per oggi. Nel documento vengono citate altre riforme giudicate abilitanti, come le semplificazioni per la concessione di permessi e autorizzazioni interventi sul codice degli appalti. Andiamo in India, 13 pazienti sono morti stamattina in un incendio scoppiato in un ospedale alla periferia di Mumbai, la ex Bombay, la più grande città dell'India. 17 pazienti erano nell'unità di terapia intensiva del Vijay Vallabh Hospital quando è avvenuto il rogo. 13 sono morti, gli altri 4 sono stati trasferiti in altre strutture, hanno comunicato i vigili del fuoco. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. Per sempre.
questa sera live per voi, Giovanotte. E non esiste esperienza più mistica e più terrena di ballare abbracciato con te al chiaro di luna, abbracciato con te. Ehi, 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 ehi. Così, per rivivere le atmosfere reali del concerto di Jovanotti, ci sono due modi: uno è andare a vedere Jovanotti, l'altro invece è andare a vedere il tributo a Jovanotti, che è quello del mio amico Matteo Casali dei Jovanotti, che è in diretta con me, ne sono molto fiero ed orgoglioso. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao a tutti quanti, saluto innanzitutto te e ti ringrazio per questo. Ti sentiamo a scatti, aspetta che riusciamo a recuperarti meglio, ti sentiamo un pochino maluccio, ci sei Matteo? Sì, io ci sono. Perfetto, adesso ti sento forte, sì, chiaro. Vabbè, adesso va un po' meglio, grazie per aver accettato il mio invito, noi siamo abituati a vederci qualche volta durante l'anno, purtroppo insomma adesso è un po' di tempo che non ci vediamo per cause purtroppo ben note che poi andremo anche a descrivere, perché poi hanno penalizzato il nostro mestiere ad un poco. Io sono qua a condurre, lo faccio anche questo alla radio e qua in Web TV, però insomma l'attività principale sai che un'altra è quella che svolgi anche tu, certo non con la tua energia, perché anche soltanto rivederti sul palco in filmato mi è venuto il fiatone per te. Non abbiamo Matteo? Sì, effettivamente. Si blocca un po' la linea, Matteo, abbiamo un segnale un po' ballerino, vediamo se riusciamo a sistemarlo. Se hai qualche wifi in giro per casa, qualche segnale diciamo che possa dare un sostegno diverso alla linea, perché altrimenti ti sentiamo un pochino a scatti. Proviamo così, meglio? Prova Matteo. Io guarda, ho la connessione di sempre che di solito... Sì, ti sentiamo un po' a scatti, effettivamente non è perfetta, è un po' tribolata, però proviamo a procedere, vediamo un po' come si mette, nel caso ti avviso. Guarda, perché dicevo che mi dispiace perché solitamente è una sessione che va a bomba, ho sempre partecipato a qualsiasi cosa, probabilmente sarà la mattinata, non lo so. Ah, può darsi che non abbiamo fortuna da questo punto di vista, però adesso, anche se diciamo un po' a strattoni, però riusciamo a sentirti. Stavo appunto dicendo che, a parte che io ho visto diversi tuoi concerti, ho avuto anche il piacere di invitarti a feste che ho organizzato, che anche soltanto guardarti, io poi ho una certa età, quindi chiaramente non ho più il fisico neanche per guardarle certe cose, tu invece ce l'hai per farle certe cose. Ma io volevo fare un passo indietro, volevo arrivare all'origine del tuo innamoramento. Per Jovanotti e per la musica in generale, raccontarci qualcosa in più della tua figura professionale, del tuo arrivo, del tuo approccio con la musica. Io parto da cantante in cover band, quindi ho sempre cantato di tutto. Jovanotti mi è sempre piaciuto, è sempre stato uno dei miei artisti di riferimento, quanto io amo molto il cantautorato italiano, e chiaramente poi lui è stato un innovatore sotto questo punto di vista, ma è sempre stato comunque un cantautore. Certo. Quindi ecco, vedo che ogni tanto mi blocco e quindi sì, no, però ti sentiamo adesso ti stiamo sentendo abbastanza okay, bene. Perfetto. Quindi dicevo, l'amore per Jovanotti nasce proprio da ragazzino. Poi ho sviluppato questa cosa di dire ok, mi concentro sul tributo ormai 11 anni fa e ci ho dedicato tutto me stesso. Tempo, passione, qualsiasi cosa. E questa cosa di essere fermi, Paolo, poi tu mi puoi capire. Mamma mia. È veramente logorante. Sì. Logorante. Sì, sì, sì. Al di là del discorso che anche lavorativamente siamo fermi, cioè quindi anche un discorso, se vogliamo, economico, ma certo. Al di là dell'aspetto economico è proprio un discorso di passione e tu sai cosa intendo. Sì, sì, lo so. Cioè, manca il palco, manca il contatto con la gente, con il pubblico.
quello, le energie positive. Sono d'accordo. Speriamo di tornare presto sul serio, Paolo. Speriamo, ne parliamo in questa mattinata, visto che andiamo verso le zone gialle, anche se con qualche limitazione che sicuramente non ci farà vivere un'estate all'arrembaggio, ma in qualche modo indubbiamente avremo modo di fare qualcosa, almeno lo speriamo. E, tra l'altro, io ero in procinto di venirti a trovare qualche tempo fa, stavi preparando un acustico, mi sembra, poi dopo, incredibilmente, l'unica data che avevo trovato in quel periodo era proprio sulla data tua, quindi anche lì non abbiamo avuto modo e siamo rimasti distanti. Io ti capisco bene, al di là del fatto che condividiamo passioni per musiche diverse, ma comunque per il palco, anche perché tu sei uno che vive questo mestiere con un trasporto veramente eccezionale. Io dico sempre che quando cerco di convocare i tributi per le feste che ho organizzato, e spero di organizzare ancora, ho sempre cercato di trovare qualcosa che umanamente mi potesse appagare, al di là di quello che era l'aspetto tecnico e musicale, che è importante, però è importante trovare persone che abbiano veramente questa passione, questo fuoco che arde dentro, e quindi tanto fuoco arde dentro Matteo e tanto chiaramente brucia l'essere fermi. Sì, assolutamente, io ti ringrazio per le bellissime parole, effettivamente hai detto veramente tutto bene tu, è proprio quello, perché poi quando c'è tanta passione questa situazione ti logora ancora di più, veramente speriamo di uscirne presto, ma di uscirne presto vuol dire uscirne a tutti gli effetti, sì, certo, non a spizziche e bocconi, ecco, insomma. Andiamo un attimo su quello che è stato questo anno passato, questo anno sicuramente difficoltoso, Matteo, perché ci ha visti appunto fermi, quindi penalizzati emotivamente dal punto di vista anche economico, perché quando uno si regge su questo mestiere ha difficoltà, ma c'è stata una sensazione che io ho condiviso anche di recente con Renzo Bocchi, che tu conosci bene, di Union Sound, che è stato mio ospite martedì scorso, la sensazione di essere un po' dimenticati da Dio, insomma, di essere un po' veramente gli ultimi della filiera. È vero che tante categorie hanno contestato, compresi i ristoratori, per le restrizioni, ma è veramente per lo spettacolo, per la cultura si è fatto veramente poco, quindi volevo capire anche tu come hai vissuto questa vicenda, al di là dell'aspetto personale, come hai visto la panoramica generale rispetto proprio al settore. Guarda, io sono del parere che come dici tu si è detto poco, ma ci si è concentrati probabilmente molto di più sugli artisti big, diciamo, no? Quindi sul loro mondo. E tutto quello che è magari le poche iniziative che sono state fatte, ma lodevoli, ad esempio Bauli in Piazza, però sì. Tutta la filiera che c'è dietro ai big, quindi tutto il mondo delle tribute band, delle cover band, dei piano bar, di gente che fa musica comunque per lavoro, ma ad un piano logicamente inferiore, ecco, questi tra i quali ci siamo anche noi, cioè ancora più dimenticati, mentre invece sappiamo benissimo noi di essere inglobati in un contesto sociale importante, perché comunque ai nostri concerti, quindi si tratta di sagra, di fiera, di festa in piazza, di qualsiasi evento, è comunque popolato da persone, da certo. gente che ci segue, gente che è affezionata a noi, ma anche all'evento stesso, e quindi tutto questo come per magia è un po' dimenticato, soprattutto da chi dovrebbe invece ricordare che esistiamo anche noi, tra virgolette, piccolini, no? Diamo un'occhiata al fatto che è successo anche a te sicuramente in diverse occasioni. Tu da quanti anni hai il tributo a Jovanotti, che è quello che ti ha portato la maggiore notorietà, Matteo? 11 anni. Allora, sono tanti, quindi immagino che anche tu sia stato coinvolto in passato da parte di qualche organizzatore che ti ha chiamato per qualche evento di beneficenza, per dare lustro a un palco rispetto alla presentazione di qualche personaggio, di qualche iniziativa. Quindi la musica ha sempre avuto un valore importante. E allora qual è stata un po' l'amarezza che ho condiviso anche con Renzo, che condivido anche telefonicamente con colleghi che tu conosci come Cristian Garbinato, del tributo a Zucchero, agli OMB, che sono un po' i riferimenti dopo tanti anni di carriera, e io ho condiviso questa amarezza, cioè quando è il tempo di
essere, diciamo, in qualche modo, non dico importanti, ma di essere spinti, sospinti durante una manifestazione, la musica diventa prioritaria e principale, perché se non c'è la musica chiaramente non c'è il contesto. Quando poi è il tempo di pensare alla musica, bravo, in tempo di penalità, invece si fa un ragionamento inverso, e questo è particolarmente ingiusto. Io questo ho vissuto veramente in modo molto amaro. Ma sai, io penso, ho valutato anche la musica nel suo proprio intero. Se noi pensiamo soltanto a uno spot pubblicitario, cioè nessuno pensa che qualsiasi pubblicitario lega il suo spot a un brano, a una canzone. Cioè le colonne sonore dei film, tu immagina un film senza colonna sonora. Cioè tutte queste cose sono veramente importanti, nel senso, bisogna capire che senza musica, cioè, è impossibile, e quello che hai detto tu è veramente molto importante. Cioè, quando è stato il momento di ciccia, allora benissimo, esatto, la musica fondamentale. Ora invece sembra che sia tutto superfluo, e addirittura, ma sì, ma cioè, tanto si vive lo stesso. Innanzitutto si vive lo stesso, non lo so, perché un mondo senza musica me non sarebbe un gran mondo. E poi tutti quelli che ci lavorano invece con la musica e che ci vivono, insomma, per loro è essenziale ancora di più. Anche perché abbiamo alle spalle una filiera importante di professionisti, che chiaramente noi siamo l'ultima parte, quella visibile, ma c'è un dietro le quinte fatto di tanti professionisti che sono andati in grande sofferenza. Parliamo di questo lockdown che è stato vissuto un po' da tutti quanti noi, e con delle prospettive di ignoto che abbiamo ancora, anche se qualcosa si sta muovendo, e quindi poi ci siamo messi un po' da casa a fare un po' di cosine anche per stare in allenamento. E tu in questo periodo, attraverso i tuoi canali social, hai cantato un po' di canzoni e mi hai particolarmente colpito. Adesso io, chi mi conosce lo sa benissimo che io non faccio mai complimenti gratuiti, perché posso aver mentito ogni tanto qualche ragazza per far bella figura quando ero giovane, ma non riesco a mentire sulla musica, quindi dico sempre la verità. E io ti trovo bravissimo, tu sei un artista molto credibile, al di là di quando canti Jovanotti. Addirittura ti porto i complimenti di una amica che si chiama Giorgia, che dice: guarda, quando l'ascolto cantare le altre cose mi piace quasi ancora di più, perché capisco che riesce ad essere intenso anche fuori da un contesto che è diventato suo. Questo è un bellissimo complimento, te lo porto volentieri, perché sai che ti stimo e ti voglio molto bene. E ho ascoltato delle cose bellissime, tra cui questa interpretazione che voglio far sentire, quella di Anne Marco. Però prima ti chiedo cosa ti ha spinto appunto a veicolare questi momenti di fermo anche verso altra musica. Innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, perché sono graditissimi, poi fatti da te valgono doppio. Ti ringrazio. E ringrazio anche Giorgia perché ha detto delle cose veramente che mi fanno molto piacere. Guarda, mi ha spinto il fatto, come ti dicevo prima, di ritornare un po' alle mie origini, quindi il mio amore per l'autorato italiano e per i grandi artisti che noi abbiamo in Italia. Spesso molti sono spinti alla musica straniera, quindi a essere più esterofili. Io invece sono sempre stato uno amante della musica italiana e ne vado fiero, e quindi ho voluto proprio concentrarmi su quello, tornare alle mie origini e recuperare qualche brano dei miei artisti preferiti. Infatti ho fatto De Gregorio, ho fatto Dalla, ho fatto Samuele Bersani, ne ho fatto un bel po', poi li ho messi lì e di tanto magari pubblico un video, insomma. Hai fatto molto bene, io da questo. Ma è una cosa che. Dimmi pure, Matteo, scusa. Una cosa che l'ho fatta per me, l'ho fatta proprio per sfogare quello che avevo dentro. Sì, ma ti credo, ti capisco perfettamente, anche perché si capisce, perché dico sempre che tu puoi fare qualsiasi cosa, ma poi alla fine il pubblico non l'inganni, se ne accorge, se menti emotivamente, e quindi è molto chiaro che tu non lo fai. Ti faccio ascoltare, nella interpretazione del mio amico Matteo, la canzone Anne Marco di Lucio Dalla, perché l'ho trovata particolarmente intensa, ma c'è anche la canzone di Battisti, c'era La Donna Cannone, un'altra sublimazione, ma avremo poi altre possibilità di sentire anche queste. Intanto ci ascoltiamo Anne Marco e poi torniamo in diretta con Matteo Casali. Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.
Se chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco, grosse scarpe e poca carne, Marco, cuore in allarme, con sua madre e una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla e di cielo un biliardo, quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco dentro a un bar non sa cosa farà, poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo, non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo, in un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle, mentre balla si guardano e si scambiano la pelle, e cominciano a volare con tre salti, sono fuori dal locale con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città, poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, appaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. Anna e Marco nella versione del mio amico Matteo Casali, una canzone intensa, bellissima, un grande omaggio a Lucio Dalla, un omaggio emozionante a Lucio Dalla. Matteo, complimenti. Grazie, grazie Paolo, è stato emozionante cantarla, credimi. Sì, sì, ci credo, anche perché quando si vive la musica in questo modo, così tanto di pancia, di stomaco e di cuore, è veramente emozionante andare a riprodurre, a riproporre certi brani. Volevo un attimo adesso venire invece al prossimo futuro, un futuro ancora nebuloso se vogliamo in qualche modo, ma chiaramente il tuo progetto Giovanotte è un progetto che ormai è più di 10 anni alle spalle, è molto credibile, molto importante, ti ha regalato, posso dire, veramente delle grandi soddisfazioni in questi anni. Assolutamente sì Paolo, cioè ti dico, 10 anni fa quando sono partito, ormai 11 anni fa quando sono partito, non avrei mai immaginato di arrivare a togliermi così tante soddisfazioni. Abbiamo suonato veramente in tutte le regioni d'Italia per più volte, abbiamo fatto qualche capatina all'estero. Insomma, e quindi mi auguro veramente di potermi togliere, guarda, ti direi che soltanto la metà delle soddisfazioni nel prossimo anno cioè nei prossimi anni soltanto la metà mi accontenterei, però no, mi auguro veramente di tornare a fare quello per cui siamo probabilmente nati. Io dico così, cioè questa è una delle cose che mi è riuscita meglio nella vita,
e quindi mi sono dedicato a questo. Probabilmente se fossi nato bravo a fare il matematico avrei fatto matematica, ma in matematica non sono mai andato tanto bene, quindi, quindi ho preferito insomma, concentrarmi sulle cose che mi venivano benino. Hai fatto bene, anche perché quindi, poi alla fine, ma se vuoi è molto bello fare della propria passione il proprio mestiere, penso che sia una delle cose più belle che ti possa capitare nella vita. Assolutamente, assolutamente. La cosa è impagabile. Poi noi sappiamo bene anche tutti i sacrifici che ci sono dietro al nostro lavoro, che magari certo, per alcuni sono anche un po' sconosciuti. Però anche tutte le tirate che si fanno, tutti i trasferimenti, tutte le. Cioè, non ti pesano mai, almeno a me non hanno mai pesato. No, e ho ancora l'entusiasmo di 10 anni fa, non si è intaccato niente. Devo dire che tu hai ancora anche la barba nera, quindi chiaramente il tuo entusiasmo è anche fortificato dall'età. Quasi, diciamo che qualche pelo biondo incomincia a farsi vedere. Hai ancora un po' di tempo prima che si arrivi a quel punto, quindi chiaramente. E poi guarda, cambia da poco, te lo dice uno che ha tanti anni più di te, ma a livello di passione non è cambiato assolutamente niente. E hai ragione tu, la fatica si sente poco, è vero, e ne fai tanto, ma si sente poco. Paolo. Io, cioè, anche questa cosa qua traspare in te, il fatto che questo motore, anche se ha subito scrolloni, scossoni, sì, però a ruggire, questa cosa traspare, è molto bella, Paolo. Bene, mi fa molto piacere. C'è comune questa cosa. Sì, è anche per questo che effettivamente insomma è nata, e lo dico in diretta come fuori diretta, una bella stima, una bella amicizia con Matteo. Tra l'altro abbiamo anche delle condivisioni sportive, ma quest'anno non è che abbiamo delle grandissime soddisfazioni, ma vabbè, ne parliamo in una puntata margine, quando faremo una reunion sotto la nostra bandiera. Usiamo un luogo comune, poi ti leggo alcuni messaggi che sono arrivati per te e te li leggo volentieri. Il famoso luogo comune utilizzato 1000 volte, ma lo voglio usare anche con te. Ti è capitato che ti chiedessero che mestiere fai? Canto. E loro dicono no, ma io dicevo proprio di lavoro. Classico, no? Capita tuttora. È classico, no? Quello mi è capitato più volte, ma ancora adesso può capitare e ricapiterà. Cioè, nel senso, perché comunque, come ti dicevo prima, purtroppo per alcuni è riconosciuto il lavoro del musicista solo se si è veramente famosi a livello nazionale, probabilmente, sì, o veramente solo è riconosciuto solo ai big, mentre invece io mi sono sempre definito un operaio della musica e sono sempre stato molto orgoglioso di questo. E quindi, come esistono i grandi manager, le grandi menti e tutto quanto, ci sono anche gli operai. Io sono un operaio della musica e non per questo gli operai non lavorano, no? Certo, anzi, devono anche darsi da fare, perché poi sai, il nostro mondo è un mondo fatto anche di tanta concorrenza. Tu sei un tributo di riferimento, sei sicuramente il tributo a giovanotti più importante d'Italia. Abbiamo concorrenti che poi possiamo chiamare colleghi, dove ognuno ci mette il suo, la sua passione, la sua professionalità, però là fuori il mondo è duro anche per noi, perché è difficile da far passare questo messaggio, però c'è da lottare con i denti, c'è da prepararsi, da essere formati, da non perdere mai una battuta, c'è da stare sull'artista di riferimento per capire come si evolve, cosa succede. Sono cose che insomma comportano lavoro e sacrificio. Guarda, tu Paolo questa cosa qua la capisci molto bene, perché anche tu sai che cosa vuol dire. Nel mio caso probabilmente ancora di più, perché logicamente Jovanotti è, oltre che un cantautore, comunque è soprattutto un personaggio, quindi anche a livello di costumi, di look, di movenze, di spettacolo. Quindi tu dicevi prima, mi viene il fiatone, tu vai a vedere Lorenzo dal vivo e ti viene un infarto, non il fiatone. Quindi nel senso anche questa cosa qua è molto importante. E poi, come dicevi tu, non bisogna mai perdere un centimetro, perché la gente che viene a vedere i nostri spettacoli sono giustamente anche molto esigenti, quindi fanno molte comparazioni con l'artista di riferimento, certo. Quindi se sbagli due parole ti dico però hai sbagliato due parole, e quindi c'è sempre da essere sul pezzo. Non sembra, ma
è una cosa comunque molto impegnativa. È molto impegnativa, c'è un lavoro dietro importante ed è anche giusto che questo messaggio possa passare, perché a volte mi rendo conto che è difficile veramente far capire questa realtà. Ti leggo i messaggi, intanto ti fai complimenti Luciano per la interpretazione di Annemarco, dicendo che sei stato molto bravo. Poi arrivano due messaggi, uno da parte di Francesca da Reggio Emilia, che dice: ho avuto la fortuna di vedere Matteo e il suo gruppo più di una volta dal vivo, mi hanno coinvolto, sono molto bravi, auguro a lui le migliori fortune perché se le merita tutte. Questo messaggio che arriva da Reggio. Grazie, ringrazio. E poi arriva un altro messaggio da parte invece di Giuliano, che abita invece a Parma, dicendo che anche lui frequenta il mondo delle cover band, lui stesso ha provato in passato a tentare questa strada e non ce l'ha fatta. Questo vuol dire che chi ce la fa merita tutto il nostro apprezzamento, vuol dire che chi ce la fa lavora veramente seriamente. Ecco, io questo messaggio qua lo leggo volentieri, perché molto spesso, lo conosci, insomma, il nostro mondo non è fatto soltanto di relazioni come può essere quella che è nata tra alcuni colleghi, come tra me e te. A volte c'è anche chi si relaziona in modo diverso, insomma, vede che tu hai risultati e più che appoggiarsi sul suo sacrificio spera casomai nella tua sfortuna, e questa è la parte peggiore. Sì, sì, purtroppo hai detto bene. Infatti il messaggio di Giuliano è molto bello, anche se poi io sono del parere che non sia mai troppo tardi per poter veramente farcela, probabilmente. È logico che ci vuole tanta dedizione e uno si deve proprio gettare anima e corpo in quello che vuole fare. Probabilmente anche questo fa la differenza. Sai, ci sono tante persone che poi, anche per come gli va la vita, devono poi concretizzare magari in un altro modo. Certo, ecco, insomma, quindi. Io ho fatto questa scelta e mi ci sono veramente buttato, quindi non avrei avuto materialmente neanche il tempo di poter portare avanti un'altra attività, se non quella dell'insegnante di canto, del coach di canto, che faccio tuttora, ma che comunque non mi ha mai rubato così tanto tempo, come magari invece avrebbe potuto fare un altro impiego, un altro mestiere, insomma, certo. Anche questo. Esatto, anche questo è da mettere in conto. Anche insomma, questo fa la differenza. Allora Matteo, io veramente ti ringrazio di essere stato qua, di aver accettato il mio invito, è stato un grande piacere, un grande onore averti qua in diretta, e volevo chiederti, prima di mettere la canzone Terra degli Uomini, nella tua versione sempre, diciamo, home, durante questo momento di difficoltà, e se tu hai qualche riferimento da lasciare rispetto al sito, rispetto alle pagine Facebook, per visitare le tue cose, le tue attività, raccontaci pure, facci qualche menzione. Ovviamente, io poi, se qualcuno manderò un messaggio al 379-175-8002, come sopra alla tua testa in questo momento nella diretta, io sarò lieto poi chiaramente di girare i tuoi link, che però così ricordiamo anche a chi sta ascoltando in diretta e che ascolterà questa trasmissione in differita. Allora, innanzitutto ti ringrazio per l'invito, che è stato graditissimo, e quindi quando vuoi io sono sempre a tua disposizione, lo sai, perché mi fa molto piacere. Grazie. Innanzitutto questo. E poi sì, assolutamente sì, siamo su Facebook con la pagina Giovanotte, quindi è molto molto semplice, Giovanotte, e c'è la pagina Facebook. Cliccando segui si può essere aggiornati su tutte le attività. In questo momento, vabbè, non è che ce ne siano tante, però contenuti ce ne sono sempre, perché comunque un video, fotoricordo, comunque siamo sempre abbastanza attivi. E poi nel profilo Instagram, quindi sempre Giovanotte, molto semplice, e poi c'è anche il mio profilo privato, Matteo Casali, su Facebook, e quindi ecco, questo è quanto. Il sito internet di riferimento è www.giovanotte.it, e anche lì ci sono un bel po' di contenuti. Perfetto, allora due cose per chiudere. La prima, la connessione è andata benissimo, quindi a parte l'inceppo iniziale siamo andati via lisci. La seconda, importante, non tagliare i capelli, che siamo rimasti in pochi. siamo rimasti in pochissimi, non tagliare. Ma mi sono detto che taglierò un po' i capelli quando ripartiremo a pieno regime, quindi probabilmente mi arriveranno alle ginocchia. Stai tranquillo. Speriamo di no. Speriamo allora che tu li possa spuntare. Spero spuntare molto presto, perché saremo in ripartenza. Matteo, veramente grazie di cuore, in bocca al lupo per tutto, e ci risentiamo presto. Grazie Matteo, un bacio anche a te, grazie, ti voglio bene, grazie Matteo, grazie davvero. Ci ascoltiamo un'altra bella versione di Matteo Casali, Giovanotte, Terra degli Uomini, ancora una volta, per capire, per andare ad apprezzare veramente l'intensità e la bravura di questo ragazzo. Quando poi saremo di rientro, invece, saremo con Sara Petrolini per la rubrica Trama e Ordito. Di cosa parleremo? Ve lo svegliamo tra poco.
si accascia, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un pozzo, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola. Sempre i migliori che partono ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto i miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo della terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile, dove un sogno si popola, la chitarra si elettrica e risuona gli armonici, dove ridono i salici, dove piangono i comici, e la forza si amplifica ed il sangue si mescola, e l'amore è una trappola, mica sempre però, qualche volta ti libera e ti senti una favola, e ti sembra che tutta la vita non è solamente retorica ma sostanza purissima che ti nutre le cellule e ti fa venir voglia di vivere fino all'ultimo attimo. Dove suona la musica? Nella terra degli uomini, dove trovi anche un posto per chi ti sorride da un angolo. Fino all'ultimo attimo. Fino all'ultimo attimo. Fino all'ultimo attimo. Oh. Terra degli uomini con Matteo Casali e Giovanotte, la canzone che è arrivata a dare ulteriore conferma, almeno dal mio punto di vista, ma vedo dai messaggi anche dal vostro, che davvero Matteo è un ottimo cantante, soprattutto è un cantante emozionante, che è quello che di norma fa la differenza. Allora, mercoledì scorso, perché avesse seguito il nostro appuntamento, siamo partiti con una rubrica dedicata ai libri dal titolo Letteralmente, e adesso invece con la stessa protagonista di quella rubrica andiamo a sviluppare altri temi in un'altra rubrica che vi presentiamo proprio in questa mattinata, e cerchiamo di entrare nelle pieghe del discorso ma anche della scelta del titolo della rubrica. Ne parliamo direttamente con la protagonista, che è Sara Petrolini. Sara, buongiorno e bentornata. Ciao Paolo, buongiorno. Beh, innanzitutto devo dire che entrare dopo questa bellissima canzone cantata da Matteo è veramente un'emozione enorme. Bene. Innanzitutto saluto, ciao Matteo, intanto buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuta, sapevo che avresti gradito, anche perché insomma Matteo è stato con noi in diverse occasioni e ha sempre allietato le serate, non solo con l'energia ma anche con l'emozione, ed è questa, proprio questo modo di essere versatile, che lo fa diventare unico. Veniamo a noi, facciamo un passo indietro Sara prima e facciamo un breve riassunto proprio di un minutino di quello che abbiamo fatto mercoledì, per dare anche un ripasso a quelli che non ci avessero seguito di quello che faremo il mercoledì.
Sì, allora mercoledì abbiamo presentato il primo libro e come primo libro ho scelto Diario di scuola di Daniel Pennac ed è stato praticamente il libro che ci ha aperto un po' alla passione della lettura in concomitanza alla passione per la conoscenza e l'abbiamo fatto attraverso la figura del somaro, perché Daniel Pennac, come abbiamo detto nella puntata di mercoledì, è stato un somaro e poi è arrivato un prof che ha scaturito in lui questa passione e l'ha fatto diventare l'uomo che è adesso, cioè è stato un grande insegnante e un grande scrittore. E oggi invece parleremo della lettera, di una lettera che scrisse Machiavelli al suo amico Francesco Vettori e l'ho scelta perché secondo me richiama tantissimo il tema della guardare la conoscenza come il locus amenus, direbbe Petrarca, no? Quel luogo nel quale noi ci possiamo raccogliere e sperimentare emozioni nuove. Allora, prima di andare dentro a questo argomento, due cose. La prima, secondo me, la figura del somaro te l'ha ispirato il conduttore, ma hai fatto bene perché siamo partiti con qualche correlazione giusta. La seconda, prima di proiettarci in questo, se non sbaglio, 10 dicembre 1513, se mi sono documentato abbastanza per quanto riguarda questa lettera, vorrei che tu però portassi anche la lettura della scelta del titolo di questa rubrica, Trama e Ordito. Perché hai scelto questo titolo? Che è importante. Allora, io ho scelto questo titolo perché innanzitutto l'intento nostro primario è stato quello di scegliere un tema. Tra l'altro non l'abbiamo specificato né mercoledì né oggi, ma diciamo che il filo conduttore di queste nostre due rubriche sarà sempre un tema, che quello di questa settimana è stato più un tema introduttivo, quindi la capacità della scrittura, la capacità della lettura, ma dalla settimana prossima in poi io sceglierò un tema settimanale, quindi al mercoledì presenterò un libro che si rifà e richiama il tema scelto. Il venerdì invece andremo sempre alla ricerca di personaggi, di aneddoti, di curiosità che richiamano il tema scelto il titolo appunto Trama e Ordito richiama questo intrecciarsi delle cose, no? L'intrecciarsi delle tematiche, l'intrecciarsi delle emozioni, perché io credo che la letteratura sia proprio la letteratura, ma in più in generale la cultura, sia quel piccolo spiraglio capace di unire e intrecciare qualsiasi cosa per poi fare un bellissimo quadro finale, ecco. Perfetto, la spiegazione è precisa, quindi sei andata assolutamente benissimo, ho capito io, quindi hanno capito anche gli altri, ne sono assolutamente certo. Allora facciamo questo salto temporale all'indietro veramente deciso, 10 dicembre 1513, entriamo nel dettaglio. Sì, allora innanzitutto partiamo spiegando chi è Machiavelli. Machiavelli nasce il 3 maggio del 1469 e nasce a Firenze. Ora io non mi addentrerò nei dettagli della vita anche perché non voglio risultare noiosa, però credo che sia molto importante raccontare del contesto storico. E qui apro una piccola parentesi che è più forse un'opinione personale. Io credo che per quanto riguarda i nostri antichi, non me ne vogliono i classici, che per loro gli antichi sono ancora più antichi, sì. Ma andiamo al avanti Cristo, sono sempre correlati al contesto storico, perché molto spesso venivano, cioè erano un po' la porta tra la società e le persone, no? E quindi si addentravano sempre tantissimo nel contesto storico, e questo ha fatto Machiavelli. Machiavelli è uno di quei personaggi che si avventurano in quello che è il Risorgimento. Che cos'è il Risorgimento? È quel periodo storico che noi, diciamo, adesso addentrarci nella periodizzazione storica è sempre un qualcosa di pericoloso, perché è costituito da date e noi sappiamo benissimo che i momenti, tra virgolette, ideologici della nostra storia non possono avere una data precisa. Tuttavia è prassi, diciamo, porre delle date per facilitare anche lo studio di queste, no? E quindi il Risorgimento è questo periodo che va dalla fine del Medioevo, quindi con la scoperta dell'America 1494, fino al 1500. Ed è un periodo caratterizzato da un risveglio totale da parte del popolo e della società. Questo perché?
perché arriviamo da quelli che vengono denominati i secoli bui, no? E i momenti storici nei quali la religione era il palo portante di tutto quanto. Invece adesso ci addentriamo in un momento in cui l'umano è un po' più al centro, non c'è più la religione, ma c'è proprio la persona con la propria capacità, con il proprio modo di pensare, ed è il momento nel quale l'animo e il corpo non sono più due cose separate, ma vengono a unirsi, e questo è di fondamentale importanza. Di conseguenza Machiavelli si muove in questo periodo storico. Cosa succede? Succede che nel 1494 i Medici vengono cacciati da Firenze, e nel 1498 Machiavelli diventa il segretario della seconda cancelleria, e comincia da qui il periodo di militanza politica. Machiavelli, oltre che essere ricordato come un grande scrittore, è ricordato anche come un grande diplomatico, perché viaggiava per l'Italia e non solo, per andare a studiare le politiche altrui e riportarle poi a Firenze. Cosa succede nel 1512, e poi chiudo questa chiusa e questo pippone sulla storia, e nel 1512 ritornano i Medici e Machiavelli viene accusato di essere stato un complice della congiura anti-Medicea, quindi viene arrestato e viene malmenato mentre sarà in carcere, e una volta scagionato lui si ritirerà a San Casciano, dove aveva questa villa di famiglia e dove si dedicherà sia ad attività contadine sia alla lettura. E ho raccontato tutto questo perché, tornando quindi alla nostra lettera, quella lettera lì Machiavelli la scrisse proprio nel momento di reclusione, cioè in quel momento nel quale lui appunto era a San Casciano e viveva le sue giornate in maniera un po' anomala. Lui era abituato appunto a fare il diplomatico, ad un certo punto della sua vita si ritrova in questo albergaccio, come lo chiama lui, e praticamente adesso fa il contadino, che è totalmente diverso da fare il diplomatico. Quindi scrive questa lettera, la indirizza al Vettori, che era un suo amico, anche lui diplomatico, e gli racconta in primo momento che cosa fa durante la giornata, quindi si occupa di andare a tagliare la legna piuttosto che andare a vendere la legna. Dopodiché si accinge al suo momento nel quale va a cenare nel suo albergaccio, e una volta finito questa prassi tra virgolette quotidiana, lui dice: mi tolgo le mie vesti quotidiane e mi metto quelle reali e curiali. E arriviamo al punto della lettera che mi interessa che tu, Paolo, leggessi. Sono pronto, guarda, sto anche preparando per me, guarda cosa sto facendo, inquadrami pure Alessandro, aspetta. Mi sto dissettando per operazione da fare in diretta, questa assolutamente. Allora, mandiamo adesso la lettera, che abbiamo anche il contributo. Io cerco di leggerla nel migliore dei modi, spero di fare bella figura, perché c'è diciamo un modo di esprimersi che riguarda probabilmente un linguaggio che si usava allora, dico bene, Sara? Sì. Sì, perfetto. Infatti allora, ci sono anche dei latinismi che dopo andremo a vedere. Se mi inceppo mi perdonerai. Allora, venuta certo. La sera mi ritrovo a casa e dentro nel mio scrittoio, e in sull'uscio mi spoglio della veste quotidiana piena di fango e di loto e mi metto panni reali e curiali, e rivestito condecentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch'io nacqui per lui, dove io non mi vergogno parlare con loro e domandargli della ragione delle loro azioni, e quelli per loro umanità mi rispondono, e non sento per 4 ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisce in loro. Allora, prima di tutto chiedo a te, Paolo, che impressione ti fa un pezzo di lettera così? Ma mi fa un'impressione, cioè mi sembra veramente una cosa, la prima cosa che mi viene in mente è quasi una specie di trascendenza di una persona che riesce praticamente a spostarsi da una sua caratteristica, da una sua umanità a un'altra, e cercando di in qualche modo, come posso dirti, voglio usare parole corrette perché non mi voglio sbagliare, quasi come se fosse trasportato in questa realtà dove si ritrova in modo quasi improvviso, in modo differente rispetto
al suo normale vivere e si ritrova dentro una realtà che quasi lo consola, lo fa sentire, diciamo, forse più a suo agio di quanto non sia stato il resto della sua vita. Io percepisco questo. È esattamente questo, e mi fa piacere che tu l'abbia percepito, perché... Va bene. non ci siamo preparati. No, no, però dai, secondo me hai fatto una buona, così per dire, una buona interpretazione. Grazie. E, in verità io non ho molto da aggiungere rispetto a quello che hai detto tu, perché è proprio così. Cioè io voglio sottolineare proprio innanzitutto il momento in cui lui dice: e in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana piena di fango e di loto, dove loto non è il fiore, è un sinonimo di fango ed è un arcaismo, e mi metto panni reali e curiali. Quindi cioè, ci sta proprio dicendo che per lui era anche un momento pratico, cioè era un momento in cui lui si preparava per accingersi alla lettura di questi classici. E io questa la trovo veramente... a parte che secondo me ormai forse nessuno più lo farà, ma poi è proprio indice di una grande riverenza, no? Che hai nei confronti di ciò che stai per andare a leggere. E dentro nelle antiche corti degli antichi uomini, cioè è proprio un proprio dal verbo entro, non è un leggo, mi immedesimo, no, ci sono anch'io nel momento in cui leggo magari di Tito Livio, magari leggo di Petrarca, ci sono anch'io mentre mi raccontate di un determinato momento storico. È proprio questa capacità di estraniarsi, sì, perché non è la realtà che noi viviamo, ma anche la capacità proprio di immedesimarsi in quello che leggiamo. Mi dai una lettura del passaggio dove dice: dove io non mi vergogno a parlare con loro? Cioè questo suppone il fatto che lui abbia avuto altre vergogne nella sua vita, o è proprio il fatto di calarsi in questo ruolo che gli fa dire questa frase? Ma io credo proprio il calarsi in questo ruolo. Cioè tu immagina la scena, adesso non per banalizzare, però lui su questo scrittoio che comincia a leggere, e magari gli capita di dialogare con gli antichi. Cioè capiamo bene che forse non è una cosa normale, tra virgolette. Certo. E poi ricordiamo anche, ecco, questo qua è lo scrittoio, quello proprio di Machiavelli, perché la Villa Machiavelli tuttora è accessibile, c'è un museo da poter vedere. E poi sottolineiamo anche il fatto che le epistole, come vengono chiamate, diciamo richiamando l'antichità, o meglio le lettere che si mandavano, era anche l'unico modo con il quale i personaggi famosi, gli scrittori, potevano farsi conoscere agli altri, no? Perché non c'erano le interviste, non c'era internet, certo. Non c'era la modalità che abbiamo adesso di intervistare magari uno scrittore dal momento in cui pubblica un libro. L'unico modo che avevano per farsi conoscere erano queste lettere, perché poi non solo le inviavano, ma poi le tenevano, perché era un documento, era qualcosa di veramente molto importante, e quindi era anche un modo per scoprirsi e dire all'amico: guardate cosa sto facendo io mi tolgo i miei panni quotidiani, mi metto quelli curiali e comincio a dialogare con i miei antichi. Ecco, questa invece è la cascina di San Casciano, dove appunto c'è il museo di Machiavelli, che si può andare a vedere anche adesso, e questa invece è la panoramica dall'alto. Ci sono questi contributi filmati che Sara ci ha mandato, anche questo? Sì. Questo è sempre la stessa location? Sì, presa è sempre la stessa. Ok, sì. Perfetto. Stavo disaminando così, ecco, e mentre tu parlavi, proprio questa lettera che, anche se qua di fronte a me io ho 10 righe, contiene un mondo intero praticamente. Questa è la cosa molto affascinante, perché effettivamente possiamo leggere e rileggere, e secondo me ci faremmo domande e ci caleremo nei suoi panni chissà quante volte. E leggo nelle sue parole proprio quello che prima cercavo di spiegare, anche se colta alla sprovvista, e spero di aver dato l'idea di una specie di sorpresa, e quando parla di essere ricevuto amorevolmente, di essere comunque in un ambiente che un po' in qualche modo lo riconcilia, e questo porta anche a quella che era una grossa differenza fra il mondo contadino e invece il mondo che lui aveva frequentato prima, cioè quello della politica. Sì, beh, innanzitutto dobbiamo sottolineare il fatto che il suo mestiere non è fare il contadino, il suo mestiere era fare il diplomatico, fare, certo, lo scrittore. Si trova adesso in una condizione attraverso la quale è praticamente obbligato a riempire le sue giornate con queste attività agricole. Però poi c'è sempre e comunque il richiamo al fatto che la lettura, la scrittura è un momento proprio, come possiamo dire,
anche di accoglimento, perché lui non solo dice io vengo ricevuto da loro amorevolmente, ma loro mi rispondono. E io credo che questa sia proprio la capacità di riflessione, no? Cioè, anche quando noi attualmente magari ci capita di leggere un libro, chiaramente non abbiamo di fronte a noi l'autore che può darci delle spiegazioni riguardo a quello che ha scritto, ma la nostra capacità di ragionamento, la nostra capacità di interpretare ciò che abbiamo davanti, poi ci può anche far arrivare a delle risposte. E questa è una cosa molto attuale, non solo del 1513, credo io, sempre per dal basso delle mie conoscenze. No, no, assolutamente, non sono dal basso, anche perché stai raccontando tutto nel dettaglio, quindi dimostra la tua preparazione, che arriva anche da una passione rispetto a questo tipo di lettura, a questo tipo di vicende. La cosa che mi stupisce, e quindi qua ti chiedo chiaramente consiglio, visto che sei tu l'esperta e per questo motivo sei tu quella deputata a tenere queste le prossime rubriche, se ci saranno anche in futuro altri trattati o tratti di vita del passato che in così poche righe possono dirci così tante cose, perché noi adesso abbiamo ancora i nostri 5 minuti di tempo, ma potremmo stare qua una mezza giornata a disquisire su 10 righe. Sì, ma allora, in verità ci sono stati anche poi dei momenti storici, mi viene in mente l'ermetismo, no, di Ungaretti, la capacità di raccontarci un mondo in due righe, quando lui per esempio ha scritto la poesia Mi illumino d'immenso, fine. Oppure si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie, sì. Cioè ci racconta un mondo intero attraverso pochissime parole, quindi io credo che più che una capacità degli scrittori antichi sia una capacità dello scrittore, punto, perché è così, cioè scrivere significa anche proprio guardare la realtà con occhi diversi e non solo, darcene anche una sintesi attraverso anche il non detto, perché quando Ungaretti ci dice mi illumino di immenso, va bene, tu ce l'hai detto, però io posso pensare che tu abbia pensato una cosa e dietro c'è un mondo intero. E questo invita anche al non banalizzare, che è una cosa oggi importantissima, perché oggi purtroppo, e io non vorrei diventare retorico, ma con l'avvento dei social in modo particolare, che hanno pregi e difetti, la banalizzazione delle cose è diventata imperante e queste cose insegnano invece a non banalizzare nulla. No, anche se, anche qui mi viene da fare un piccolo appunto, credo che ci siano tantissime persone che stiano utilizzando i social in maniera positiva e non per fare, cioè non per trattare di cose banali, ma al contrario, per approfondire determinate tematiche e per far sì che i social siano uno specchio della realtà un po' più vero, un po' più veritiero. Quindi questo c'è da riconoscerlo. Come ci sono banalità, ci sono anche modalità di usare i social che secondo me è molto positiva. E in generale la banalità che si utilizza comunque nella lettura quotidiana, tu la riscontri? Eh beh sì, ma questo cioè ne posso essere vittima anch'io, nel senso che non sempre si è nelle condizioni per poter leggere con quella concentrazione, per poter interpretare quel passo nella maniera adeguata. La lettura è un momento che richiede anche grandi energie e non sempre nella vita si hanno. Quindi sì, probabilmente magari a me, io leggo un libro, lo legge un'altra persona e la persona ha notato molte più cose rispetto a me e io ho banalizzato in quel caso. Quindi sì, purtroppo succede. Sono scivoloni che si possono fare, però queste cose che noi abbiamo detto oggi e che diremo anche in futuro invitano a non farlo, che sembra comunque usare un po' di attenzione, poi può capitare, tutti chiaramente possono sbagliare, ma pensare che in due righe si nasconda dietro un mondo invita veramente a non banalizzare niente. Esatto, quello sì. Allora facciamo un attimo una panoramica prima di salutarci e poi passare al nostro radiogiornale dell'appuntamento a Sara mercoledì prossimo, una panoramica delle fotografie che Sara ha mandato, così facciamo ancora una volta un disegno anche visivo di quello che abbiamo trattato, andiamo a ripescare, diamo il tempo ad Alessandro di ripescare le foto che tu vedi in diretta, Sara, così ce le commenti. Questa è la foto chiaramente del protagonista della nostra mattinata. Io però non le vedo in questo momento, si è bloccato. Okay. Ok, allora questo qua è il paesino, sì. San Casciano, è il paesino nel quale appunto Machiavelli si è poi rifugiato e dove c'è la sua dimora chiamata Albergaccio, che non l'ho specificato prima, oggi è un ristorante, tuttora oggi è un ristorante proprio come nel 1513 e in più si possono visitare le cantine
che è proprio il passo che noi non abbiamo letto, ma che cita in questa lettera Machiavelli, e in più c'è proprio il museo della casa, tra cui il famoso scrittoio, cioè il tavolo, tra virgolette, certo, sul quale lui scriveva. Questo invece è... Non so se riesci a vedere la fotografia. Okay. Questo, sì, adesso la vedo, questo qui è praticamente l'entrata. Quella piccola infissione bianca è stata, secondo me, la ripresa del suo libro più importante, che è Il Principe, per specificare che appunto quella è la casa di Machiavelli. Ok, andiamo avanti con la rassegna delle fotografie, così diamo una lettura, ripeto, anche visiva. E questa invece è la visione dell'alto, della panoramica di tutta la casa, più la cascina, più la vecchia casa del conte di Machiavelli, sempre. Questo invece è il giardino. Perfetto, andiamo alla prossima, che ci fa vedere invece lo scrittoio, quindi questa è la degna conclusione, questo è il tavolo, sì, appunto. Questo qua è il famoso scrittoio che lui cita nella lettera a Vettori. Allora Sara, io ti chiedo, e non lo so, te lo chiedo in diretta, se tu hai già in mente il libro per il prossimo appuntamento. Allora, io adesso sono indecisa se trattare la tematica della genitorialità, e più in specifico il rapporto padre-figlio, oppure se trattare uno dei generi dei libri a me preferiti, che sono quelli sulla Seconda Guerra Mondiale. Quindi, insomma, devo ancora decidere. Saranno queste le prossime due puntate, non sappiamo ancora l'ordine. Esatto. Perfetto, va benissimo. Allora Sara, io intanto ti ringrazio per questa tua lettura, ti ringrazio intanto, come ho fatto con gli altri collaboratori, per aver accettato questa avventura che procederà in questa prima settimana, che è stata anche una settimana di test. Infatti dalla prossima settimana avrai anche le tue slide di ingresso, le tue siglette, quindi stiamo preparando tutto. Quindi abbiamo fatto una settimana di palestra, però devo dire che siamo molto contenti perché le cose sono andate bene, anche i video sono visualizzati una volta lasciati sui social diverse centinaia di volte, quindi siamo molto contenti, grazie della tua disponibilità e ci risentiamo chiaramente per la trasmissione mercoledì. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Ciao Paolo. Ciao Sara, ciao, grazie ancora, un saluto a Sara Petrolini, che ritroveremo con Letteralmente esattamente alle 11.30 del prossimo mercoledì, quando saremo chiaramente ancora qua in diretta come tutti gli altri giorni dal lunedì al venerdì. È il momento del radiogiornale, poi ascolteremo invece una versione di Fiori Rosa, Fiori di Pesco di Sasha Torrisi nella sua interpretazione dei brani di Lucio Battisti, e poi saremo con un'altra grande professionista che si chiama Morena D'Attoli di Studio DFZ. Parleremo di un argomento sicuramente non troppo allegro, se vogliamo, perché si parla di successione, si parla quindi di persone che non ci sono più e del comportamento che possono avere gli eredi, ma sono cose importanti, sono cose da sapere, e per saperle noi ci rivolgiamo solamente ed esclusivamente ai professionisti. Quindi andiamo con l'informazione, poi la canzone di Battisti e poi saremo con Morena D'Attoli. Oggi in Consiglio dei Ministri Recovery Plan, 221 miliardi per far ripartire il paese, Lega e Regioni, ridurre il coprifuoco, il governo deciderà in base ai dati. Il caso Grillo, macina contro Bongiorno, la Lega si dimetta. Gommone naufraga a largo della Libia, si temono oltre 100 morti, ne parliamo tra poco, rimanete con noi. Vuoi inserirti in graduatoria terza fascia ATA e far riconoscere i punteggi acquisiti con i titoli dichiarati? Ricorri per far valutare per intero il servizio nelle scuole paritarie, comunali, dei centri regionali di formazione professionale, il servizio militare, civile, il diploma di laurea o altri titoli quali master, perfezionamenti, dottorato. Presenta la domanda e aderisci entro il 22 aprile. Per informazioni visita il sito www.anief.org e chiama il numero 091 70 98 355 per un appuntamento in sicurezza per la tua consulenza in presenza o a distanza. ANIEF per gli ATA. Buona giornata dalla redazione, da Francesco Vitale in studio. Recovery, vertice Draghi, ministri sul PNRR, via libera interventi per 221 miliardi e mezzo. 191 miliardi e mezzo saranno coperti con il Recovery Fund e vero e proprio, e 30,04 miliardi dal fondo complementare alimentato con deficit. Terminata la conferenza unificata Stato-Regione-ANCI-UPI sul PNRR.
Il decreto Covid delle regioni scrivono a Draghi, incontro urgente prima delle nuove regole, un'iniziativa dopo l'adozione del decreto che gli enti locali non condividono. Zaia, dare un senso alle scelte. Bonetti a Rai News dice sul coprifuoco si potrà intervenire. Il caso Grillo, l'Associazione Nazionale Magistrati, le recenti dichiarazioni di Beppe Grillo sfiduciano il processo. In serata fonti di Via Arenula riferiscono di un incontro di chiarimento tra la ministra Marta Cartabia e la stessa Macina, che si era espressa contro Bongiorno. E continuiamo a parlare di cronaca. Un gommone con circa 130 persone a bordo ha fatto naufragio a nord-est di Tripoli. Il relitto è stato individuato da un aereo di Frontex. Un mercantile ha avvistato tre cadaveri. L'equipaggio della Ocean Viking ha visto almeno 10 corpi nelle vicinanze del relitto. È quanto ha denunciato la coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo della Ocean Viking, Luisa Albera. E torniamo in Italia. Quattro persone ritenute responsabili dell'omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, custode del parco archeologico di Pompei, assassinato lunedì sera a Torre Annunziata. Napoli, sono state fermate e portate in carcere dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, che hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata. Il decreto è stato notificato nel corso della notte. E noi per il momento ci fermiamo qui. Ancora l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Vai. Fiori rosa, fiori di pesco. Un po' più convinti. Fiori nuovi, stasera esco. Stessa strada, stessa porta. Le mani. Scusa se sono venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Vuoi entrare per favore, solo? Credevo di volare, non volo. Credevo che l'azzurro di due occhi per me fosse sempre cielo, non è. Forse sempre cielo, non è. Fossi sola, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi. Signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me. Ma dicevo, posso stringerti le mani? Yeah.
studio di FZ. Servizi tecnici e consulenze legali, giuridiche e fiscali, con specializzazione in successioni, testamenti, controversie su immobili e conti correnti. Studio di FZ. Lo trovi in Stradello ad Anegri 6, a Parma. Telefono 0521 87 67 73 oppure 328 46 76 142. Info consulenza @studiodifz.com. Visita il nostro sito studiodifz.com. E questi sono i tratti fondamentali dello studio di FZ, li potrete riapprezzare in coda a questo nostro appuntamento quando lo spot tornerà in onda. Mi serviva per presentare la mia prossima ospite, abbiamo un rapporto lavorativo già abbastanza datato nell'altra emittente dove lavoro, cioè Radio Circuito 29, dove l'abbiamo ascoltata diverse volte in voce. Adesso invece, con tanto veramente di quasi set cinematografico, siamo pronti a vedere anche le sue sembianze e sono molto contento che si possa fare, perché lei è veramente luminosa, ma luminosa nel senso dell'anima, ma è anche una bellissima donna, e quindi sono davvero contentissimo e spero di non averla imbarazzata di introdurre la mia amica, la dottoressa Morena Dattoli. Ciao Morena. Ciao Paolo, sai già che l'hai fatto, vero? l'ho fatto apposta. Buongiorno cara, buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Allora, abbiamo un'attività da presentare, lo spot ha detto molto, però ci tengo che in questa prima parte, prima di andare sull'argomento che sarà quello appunto che tratteremo in questa nostra chiacchierata, tu dia un tratto proprio anche della tua professione e di quello che fai con lo studio di FZ. Sì, alcuni di voi mi conoscono già, per chi non mi conosce, ecco, io mi occupo di consulenza legale, giuridica e fiscale su tutto quello che è il ramo delle successioni, dell'eredità, del testamento, ma mi occupo anche di consulenza per ciò che riguarda gli immobili. Ad esempio adesso stiamo trattando il 110% e alcuni aspetti che riguardano alcune problematiche familiari. Ci sono diversi aspetti del tuo mestiere veramente interessanti. Gli argomenti che tratteremo, come abbiamo spesso detto anche durante le altre interviste, non sono sempre, diciamo, argomenti purtroppo felici, ma d'altra parte sono cose che nella vita ci sono, lo sappiamo benissimo, e anche qua servono i professionisti che ci possono dare una mano. L'argomento di oggi, cioè la successione del conto corrente del defunto, è stata scelta però per un motivo specifico che tu mi citi all'inizio della nostra chiacchierata. Il motivo per cui appunto tratteremo questo argomento, perché c'è qualcosa di attuale rispetto a questo. Assolutamente Paolo, oggi trattiamo questo argomento in particolare perché spesso mi viene richiesto se in presenza di un contratto di deposito titoli concluso dal defunto l'erede sia creditore solo del controvalore degli strumenti finanziari liquidati dalla banca oppure anche degli interessi. Questo nodo finalmente è stato sciolto dalla prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione con un'ordinanza depositata proprio alcuni giorni fa, precisamente il 13 aprile, quindi direi più che recente. Più che recente, siamo proprio sul pezzo, sono contento quindi di cominciare con qualcosa di attuale, qualcosa che è stato in qualche modo legiferato davvero da pochissimi giorni, e quindi adesso andiamo nelle pieghe del nostro discorso, parliamo appunto della successione del conto corrente e parliamo di quello che succede alla morte di un correntista, cioè come sbloccare il conto corrente, come avere gli interessi, chi deve comunicare alla banca il decesso. Ci sono anche poi gli aspetti che riguardano casomai le litigiosità, no? Quando diciamo in qualche modo ci sono disaccordi familiari, cosa fare se un erede non vuole essere presente, non vuole firmare in banca? Paolo, è vero, la successione del conto corrente del defunto è una questione che presenta di fatti non pochi problemi. C'è innanzitutto da risolvere il nodo del blocco del conto operato giustamente dalla banca non appena abbia avuto la notizia del decesso del proprio cliente. Blocco che permane fino a quando non viene presentato un adempimento fiscale obbligatorio che tutti conosciamo ed è la dichiarazione di successione. Da ciò deriva l'impossibilità di effettuare prelievi anche per eventuali cointestatari di quello stesso conto che però è ormai del cosiddetto anche defunto. Ci sono poi da definire le questioni relative alla divisione della giacenza che potrebbe essere influenzata da un'eventuale cointestazione fittizia del conto, appunto. Vediamo però di procedere con ordine. Allora andiamo con ordine, vediamo un po' di entrare nelle pieghe di ogni tipo di aspetto che tu hai messo alla luce, andiamo a capire cosa capita realmente alla scomparsa del titolare di quel conto corrente. Non appena avuta la notizia del decesso del proprio cliente, Paolo, la banca è tenuta a bloccare giustamente ogni possibilità di effettuare dei prelievi dal suo conto corrente.
Questo vale anche per l'eventuale cointestatario cosiddetto a firma disgiunta, per quanto questi riceva lo stipendio o la pensione proprio su quello stesso conto. Non vengono bloccati invece i pagamenti automatici che conosciamo come RID e la domiciliazione delle bollette. Allo stesso modo, Paolo, non vengono bloccate le operazioni in ingresso, ad esempio i bonifici. Immaginiamo che debbano essere corrisposti, ricevuti più che altro dei canoni di locazione, che continuano a confluire sul conto nonostante il congelamento da parte della banca. A questo punto si pone una domanda importantissima: come si può sbloccare? Si può sbloccare però il conto corrente intestato alla persona scomparsa? Certo, per sbloccare il conto corrente del defunto e quindi per poterne dividere la giacenza è necessario procedere a rimuovere il blocco del conto effettuato dalla banca presentando, dicevamo, la dichiarazione di successione. Questo adempimento, che andrebbe espletato almeno entro un anno dalla morte del correntista, è un obbligo di natura fiscale, soprattutto nei casi in cui non si devono solo corrispondere i normali tributi, ma va liquidata un'imposta più grossa, che è quella appunto sulle successioni. Sì. E la dichiarazione di successione va presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica da parte di qualsiasi erede, Paolo, anche senza la delega da parte degli altri eredi. Quindi questo ci fa capire che basta in qualche modo la dichiarazione di un solo erede anche senza la presenza degli altri. Sì, certo, e precisiamo anche che la dichiarazione di successione non implica l'accettazione tacita dell'eredità, come molti credono o meglio temono. Con la dichiarazione di successione cosa succede, Paolo? Finalmente la banca potrà liquidare a ciascun erede la rispettiva quota del deposito giacente sul conto corrente. Si precisa anche che ad alcuni funzionari birichini che non è necessario che gli eredi si presentino tutti insieme come spesso richiedono, potendo e dovendo questa operazione di sblocco presentando la dichiarazione di successione avvenire in momenti separati e anche singolarmente. Quindi dice che qualcuno in realtà richiede una presenza, diciamo, sommatoria di tutti gli eredi, e però in realtà la legge non lo richiede. Se siamo in presenza solo di liquidità sul conto corrente, no, la legge non lo richiede. Ecco, questo è importante saperlo, perché appunto, visto che parlavi di funzionari birichini, vuol dire che qualcuno ogni tanto ha provato a fare cose diverse in presenza invece di argomentazioni che sono quelle legali, che sono quelle legate a quello che ci sta raccontando Morena. Però c'è anche un'altra cosa che è anche una curiosità, cioè non sarebbe più semplice che il conto corrente fosse già nella disponibilità degli eredi? Perché la banca blocca il conto corrente? Precisiamo innanzitutto che non si tratta di un abuso, ma di un vero e proprio obbligo imposto dalla legge, in particolare da un articolo, l'articolo 48 del cosiddetto testo unico delle disposizioni che concernono l'imposta sulle successioni e sulle donazioni. Articolo che dispone che i debitori del defunto, tra cui appunto anche la banca, non possono pagare le somme dovute agli eredi se non sia stata prima fornita da almeno uno di essi la prova della presentazione della dichiarazione di successione che indichi necessariamente quel relativo credito. Il blocco del conto corrente del defunto è anche una garanzia per tutti gli eredi, che in questo modo, Paolo, possono garantire i propri diritti patrimoniali sul denaro del decuius da eventuali prelievi effettuati ad esempio dal possessore del bancomat, certo, o da eventuali delegati alla firma o anche dai cointestatari. Ci sono tanti aspetti davvero da valutare rispetto a quello che tu stai raccontando, e c'è un argomento di particolare interesse e rilievo, quindi sapere se con lo sblocco del conto corrente del defunto spettano anche gli interessi. Il nodo cruciale, ecco. Direi. La banca è tenuta, attenzione, a pagare agli eredi anche gli interessi attivi sul conto corrente che tuttavia decorrono non già dalla data del blocco del conto, ma dalla presentazione della dichiarazione di successione, poiché fino a quel momento il credito degli eredi, stante l'impedimento ex lege di cui accennavo prima, è inesigibile e in quanto tale improduttivo
collettivo, quindi di interessi. Molto chiaro, anche questo è un passaggio davvero fondamentale, forse il maggiormente pesante rispetto fino adesso a questa disquisizione. Andiamo ancora dal conto corrente, dalla banca, vediamo un po' come si raffronta insomma rispetto a questi eventi luttuosi. Se la domanda in questo momento è se il conto in banca si chiude in modo automatico una volta che c'è appunto la scomparsa del titolare del conto corrente. La morte del correntista, Paolo, non consente, attenzione alla banca, di chiudere in automatico il conto corrente del defunto. Questa decisione spetta solo agli eredi, ma solo una volta che sono state ultimate tutte le pratiche di successione e quindi dopo lo sblocco del conto. Questo significa che sul conto continuano comunque a maturare le spese vive e le eventuali imposte, quindi fondamentalmente maturano le spese, maturano le imposte, sono bloccati i pagamenti in uscita, sono consentiti i pagamenti in entrata, maturano gli interessi, ma non si può tenerli in considerazione se non dopo che sia stata presentata la dichiarazione di successione, per fare un sunto fino qui. Molto chiaro, intanto visto che siamo arrivati circa a metà della nostra intervista, ricordo a quelli che soltanto ora si ponessero all'ascolto, alla visione, che stiamo parlando con la dottoressa Morena D'Atto di studio di FZ, parliamo di successioni e avremo un appuntamento settimanale che ricordo è stato quest'oggi di venerdì in modo diciamo così del tutto speciale, ma sarà il giovedì lo spazio che Morena atterrà ogni giovedì sempre verso mezzogiorno e 5 minuti con una mezz'oretta di consigli pratici per quanto riguarda argomenti che sono poi chiaramente da approfondire, da trattare. Lo facciamo nel modo più esaustivo possibile e poi chiaramente lasceremo i riferimenti di Morena per quanto riguarda la possibilità di contattarla. Parliamo ancora della scomparsa del correntista. La mia domanda a questo punto è se diciamo la informazione viene inoltrata automaticamente alla banca o se qualcuno invece è tenuto a dare l'annuncio, la comunicazione della scomparsa della persona. Lo immaginiamo, no? Che la banca non è tenuta ad informarsi sullo stato di salute del proprio cliente, né riceve informazioni in merito all'eventuale morte, ad esempio, dal comune. Sono quindi i familiari del defunto e gli eredi a dover comunicare tempestivamente alla banca l'avvenuto decesso affinché questa blocchi il conto. Quindi questo è un compito dei familiari, degli eredi. Accesso ai dati bancari del defunto, come si procede in questo caso? Innanzitutto precisiamo che la banca deve comportarsi secondo prudenza, correttezza e buona fede nei confronti degli eredi, più che la banca, alcuni funzionari. La banca, peraltro, una volta identificati gli eredi, deve comportarsi nei loro confronti con trasparenza e diligenza, fornendo loro una puntuale ed esauriente informazione, almeno a mio parere. Quindi essa è tenuta ad inviare a degli eredi, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente, la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative, possibilmente a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all'esercizio di questo diritto e all'eventuale sospensione di pagamenti che l'erede, ad esempio, possa non ritenere più utili. Immaginiamo l'abbonamento ad una rivista, no? Certo, qualcosa che non è più fruibile perché chiaramente non serve più. Devo dire che è veramente un campo minato e pieno di tante informazioni che devono essere prese, tu ne stai veramente elargendo moltissime, ma non sono ancora finite, abbiamo anche altro da raccontare. Parliamo del prelievo sul conto corrente del defunto dopo la morte. Nel caso avvenga, cosa succede? Chi effettua un prelievo allo sportello bancomat dopo la morte del defunto deve restituire il denaro sottratto a questo punto agli altri eredi, denaro che andrà quindi diviso secondo le rispettive quote. Peraltro, attenzione, chi ha prelevato il denaro dopo il decesso non potrà più rinunciare all'eredità e si considererà erede, dovendo pertanto rispondere pro quota delle eventuali obbligazioni lasciate dal defunto senza scampo alcuno. Ah, questo è un passaggio sul quale mi soffermerei, dando veramente ancora più incisività, perché mi sembra veramente molto importante, perché molto spesso c'è appunto chi tende a rinunciare all'eredità in qualche modo per evitare di trovarsi dei debiti addossati. In questo caso questa cosa non è più fattibile. Assolutamente, Paolo, è comunque un gesto di disposizione di qualcosa che apparteneva all'erede e questo trancia
quindi non dà più via di scampo a poter rinunciare all'eredità nella maniera più assoluta, ed è anche giusto così. Eh sì, mi sembra di sì, è giusto, è corretto, era importante sottolinearlo. Ora veniamo a dei casi che presumo non siano neanche diciamo così rari, cioè del fatto che poi gli eredi siano tanti e casomai abbiano anche dei cattivi accordi, o qualcuno possa essere distante, lontano. Quindi cosa succede se un erede non vuole o non può recarsi in banca? Per sbloccare il conto corrente del defunto non sono necessari il consenso e la collaborazione di tutti gli eredi. Come anticipato, infatti, anche un solo erede singolarmente può presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, depositarne una copia in banca e chiedere la liquidazione della propria quota rispetto alla giacenza. Se la banca dovesse opporre contestazioni non fondate, è possibile presentare un ricorso all'arbitrato bancario e finanziario, anche online, Paolo. Sì. Viceversa, se il defunto ha lasciato in eredità dei prodotti finanziari, ad esempio titoli di Stato, fondi di investimento, azioni, la vendita di essi è possibile solo con il consenso di tutti gli eredi. Ecco, in questo caso invece serve appunto la sommatoria di tutti gli eredi. C'è una domanda sicuramente delicata che riguarda l'eventuale funerale. Se il conto corrente è bloccato, ma c'è disponibilità di una cifra sufficiente per pagare le esequie, è possibile utilizzarle senza le procedure che abbiamo detto prima? Sì, è un caso eccezionale e proprio eccezionalmente la banca consente agli eredi un piccolo prelievo per pagare il funerale del defunto, a patto però che ci sia il consenso di tutti gli altri coeredi. Quindi qua serve il consenso di tutti quanti, ma presumo che sia forse una delle cose più semplici su cui andare d'accordo, anche se immagino che nella tua carriera avrai visto e sentito casi di diversa natura, pertanto su questo casomai ci addentreremo in un altro momento. Adesso invece andiamo a capire come si fa la successione del conto corrente, Morena. La divisione del conto corrente del defunto, a seguito quindi della presentazione della dichiarazione di successione, avviene secondo le quote spettanti ai vari eredi. L'eventuale cointestatario avrà diritto al 50% della giacenza, che non cade quindi in successione, che quindi non va diviso quel 50% con gli altri eredi, a meno che però, Paolo, questi ultimi dimostrino che la cointestazione era fittizia. La contestazione quando può essere fittizia? Quando è determinata da ragioni diverse, ad esempio dalla volontà di effettuare una donazione da parte del defunto quando era ancora in vita, il che succede, ad esempio, quando il titolare del conto voglia solo delegare un'altra persona ad effettuare le operazioni, e più precisamente si può evincere che la cointestazione sia fittizia in presenza di un conto alimentato con i redditi di uno solo dei cointestatari, guarda caso il defunto. Capita tante volte che venga cointestato un conto corrente al solo fine di di poterlo meglio utilizzare, però quella cointestazione non comporta la comproprietà, è solo presunta la comproprietà, quindi se gli altri eredi lo dimostrano, tutti i soldi del conto, benché cointestato, devono entrare in successione, in quanto quel conto, come appunto si dimostrerà, è stato alimentato solamente con fondi del defunto. Molto chiaro, quindi al di là che esistono più nomi nella cointestazione, diciamo che la fonte di rigonfiamento di quel conto arriva da una sola parte, diventa chiaramente evincibile che il conto è cointestato in maniera fittizia. Esattamente, bisogna fare attenzione a questo perché è motivo di discussione, di litigio, soprattutto quando ci sono tanti figli, oppure ad esempio si cointesta il conto a una sorella perché abita vicino casa, i figli sono fuori dalla città, però è naturale, se i soldi sono tutti della sorella defunta, fondamentalmente andranno tutti in successione, benché la banca ci fornisca una certificazione dove ci dica che quel conto è cointestato. Perfetto, questa è anche un'informazione per chi volesse casomai aprire un conto cointestato in modo fittizio, per capire che poi in sede futura potrà essere in qualche modo così smantellato con grande facilità. Veniamo anche alle dolenti note di quelli che sono i soldi che si devono pagare di successione sui soldi che sono depositati in banca rispetto al conto del defunto, Morena.
Sì, anche qui è c'è una classifica particolare. Allora, l'imposta sulle successioni varia a seconda del grado di parentela che sussiste tra le parti. Prima di parlare dell'imposta di successione che viene liquidata dall'Agenzia delle Entrate tramite una famosa cartella verde che arriva a casa, ci sono delle altre imposte che vanno pagate tassi e tributi, veramente, che vanno pagate al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Queste ultime sono per tutti. Le imposte di successioni, ripeto, che vengono liquidate in un secondo momento dall'Agenzia delle Entrate variano in base al grado di parentela. Ad esempio, se il defunto era il coniuge, un genitore o un figlio, l'imposta sarà pari al 4% della giacenza, in generale adesso stiamo parlando del conto bancario, ma di tutto il patrimonio, che tuttavia si applica questo 4% solo sul valore che eccede il milione di euro che viene considerato la franchigia. Quindi, con un'eredità complessivamente di 999.000 euro non c'è imposta, con un'eredità di 1.100.000 euro l'imposta sarà pari al 4% sui soli 100.000 euro. Questo nel caso abbiamo un coniuge defunto, un genitore, un sì. figlio. Se il defunto era il fratello o la sorella, l'imposta è pari al 6% sul valore che ecceda i 100.000 euro dell'intero patrimonio. Se il defunto invece era un parente fino al quarto grado, un affine, eccetera, l'imposta sarà del 6% senza alcuna franchigia. In tutti gli altri casi l'imposta sarà pari all'8% del patrimonio. Molta attenzione: se l'erede dovesse essere un portatore di handicap, Paolo, si applica sempre una franchigia di 1.500.000 di euro, mentre l'aliquota è quella che si applicherà in base al rapporto di parentela. Ho cambiato tono, tu sai che ho molta dedizione verso certi casi particolari, sì. Ho visto successioni compilate senza tener conto di questa particolarità. Per cui si faccia attenzione a questi casi particolari, perché è giusto che vengano tutelati in una certa maniera anche in quegli adempimenti. Immagino, Morena, che il mondo che riguarda tanti mestieri che possono essere equiparati al tuo, anche diversi dal tuo, comportino uno studio dei particolari veramente importante e tanto sacrificio. Però devo dire che ad esempio in quest'ultimo tratto noto differenziazioni di gradi di parentela con franchigie, con quelle che sono le percentuali. E allora mi chiedo, era davvero necessario che fosse tutto così complesso? Cioè, è così qua da noi in Italia? Esistono modi diversi di trattare questo argomento all'estero? Perché veramente è una selva di informazioni che tu devi avere in mente da poter fornire al cliente. Allora Paolo, è vero, diciamo che per noi professionisti sono tutte percentuali assimilate o comunque facilmente assimilabili. A mio parere è giusta questa differenziazione, perché se mia madre dovesse lasciare l'eredità a sua sorella oppure a un nipote cosiddetto lontano, che magari giuridicamente non rientra in quel grado di parentela, è giusto che si provveda a pagare questa imposta in più. È proprio una cosa giusta, perché ci sono tanti ragionamenti dietro a questa definizione, dietro a questa decisione, che si sono fatte negli anni. Quindi assolutamente queste imposte, a seconda del grado di parentela, a seconda di quello che si percepisce, a mio parere sono giuste. Anzi, già tanta grazia che, a differenza di paesi come possono essere la Francia, noi abbiamo delle franchigie sulle quali possiamo ancora giostrarci, ecco, possiamo ancora godere delle franchigie. Ti faccio una domanda meno tecnica, ma per capire se dobbiamo sfatare o confermare un luogo comune. È vero che nelle famiglie, una volta purtroppo che ci sono i decessi, si litiga parecchio per soldi? Ah, che brutta domanda. La verità è che si discute spesso. Sì. Si discute spesso, ed è proprio questo forse la parte che mi accattiva di più del mio lavoro, perché non c'è solo la compilazione, ma c'è tanta consulenza dietro. E anche quando vengono fatti dei testamenti in cui vengono lese delle quote di legittima, io assisto la persona nella successione ad una sola condizione: che ci sia trattativa per riconoscere la quota di legittima. E di questo mi sono testimoni molti clienti che ho avuto il piacere e il privilegio di seguire. Se
ad esempio viene lesa la quota di legittima e non si voglia riconoscere, trattare ad esempio col fratello a cui è stato tolto tutto, io posso evitare di seguire questo mandato. Molto spesso lo faccio, proprio perché la mia attività è volta ad un senso pacifico, diciamo, della soluzione. Tanto si andrebbe lo stesso in causa, non vale la pena. Ecco, e questa è una buona informazione, soprattutto questo dà anche un taglio preciso del tuo modo di lavorare, del tuo modo di interagire rispetto al tuo mestiere e alla gente che chiaramente frequenti come clienti. Adesso noi stiamo per vedere il tuo sito, intanto che facciamo le ultime chiacchiere prima di salutarci. Alessandro lo sta mandando in onda e possiamo anche dare i tuoi riferimenti. Chiaramente il sito lo stiamo vedendo, ci sono tutte quelle che sono le informazioni per quanto riguarda anche i contatti, che tu puoi ripeterci se vuoi, Morena, ma che poi vedremo anche in coda attraverso lo spot che abbiamo preparato appositamente per te. Io lo dico sempre, sono a Parma in Stradello Ada Negri numero 6. Una cosa che ultimamente non ho ripetuto è che si chiama Dislocation Free Zone. Studio di FZ è una scrivania che può andare a casa o presso le persone per poter fare la propria consulenza. Quindi sappiate che adesso, insomma, con l'apertura delle varie zone, io ricomincerò questa tipologia di attività e sarò ben felice di potervi incontrare anche nella vostra comfort zone. Grazie Morena per aver partecipato, intanto grazie per quest'oggi, ma grazie in generale per aver aderito a questo progetto. Tu sai, lo dico senza timore di essere smentito, quanto per me fosse importante che tu fossi in squadra all'interno di questo appuntamento, perché ci siamo conosciuti qualche tempo fa, ci siamo stimati dal punto di vista professionale e spesso sostenuti, e quindi averti per me è un valore aggiunto, e poi presumo che poi la gente possa giudicare da sola, senza che io sia qua a farti, a tesserti le lodi, cosa che sto facendo e farò anche in futuro. Però insomma tu e la tua professionalità e la tua preparazione parla da sola. Ti ringrazio molto Paolo, guarda, credimi, è un privilegio per me, ce lo siamo detti anche via messaggio, e ti ringrazio per questa bellissima opportunità di condividere con gli altri queste piccole pillole, ma è giusto dare informazione, quindi sarò ben contenta di continuare a partecipare ai tuoi programmi. Grazie mille, grazie Morena, e vi ricordo che l'appuntamento è stato oggi in via straordinaria, ma Morena sarà con noi invece il giovedì, sempre verso mezzogiorno e 5, mezzogiorno e 10, per la mezz'ora successiva, per avere il tempo di disquisire in modo dettagliato degli argomenti che saranno scelti di volta in volta. Adesso io posso aggiungere, prego Paolo, Morena, quello che vuoi. Allora da maggio ogni giovedì, settimana prossima ci vedremo mercoledì. Ah, perfetto, mercoledì. Sì. Ah, ok, quindi andremo il giovedì e quella dopo. Perfetto, così mi faccio la correzione, perché sai, poi io mi perdo, ormai è una certa e devo cominciare a rimettere l'agenda cartacea, perché altrimenti mi perdo veramente. Allora, Morena, grazie davvero di cuore, stiamo per rivedere il tuo spot che ripresenta la tua attività e poi ne riparliamo a questo punto mercoledì prossimo. Va bene, buona giornata a tutti, grazie. Grazie a te Morena, grazie mille. Studio di FZ, servizi tecnici e consulenze legali, giuridiche e fiscali, con specializzazione in successioni, testamenti, controversie su immobili e conti correnti. Studio di FZ, lo trovi in Stradello Ada Negri 6, a Parma. Telefono 0521 87 67 73, oppure 328 46 76 142. Info consulenza @studiodifz.com. Visita il nostro sito. studiodifz.com. Argomento. Ho un amico che è un campione di rock.
fece ballare per 3 giorni e 3 notti senza doversi fermare. È un altro che ha una voce da basso ed una mira che ti stacca la coda di un cane con un sasso sa ti tira. E poi io ogni estate il mio voto vado al mare, resto nudo tutto il giorno, fa molto bene abbronzarsi e poi nuotare, se mi vedeste quando torno. Ma cosa credi di fare, dove credi di andare? Non hai più aria per poter respirare, non c'è nessuno che ti possa aiutare, ed ogni ora che vola via scopri di avere una nuova malattia. Il tributo a Lucio Dalla, qua le parti di Parola Musica On Air, e le più belle cover le trasmettiamo e le facciamo ascoltare per avere quelli che sono i riferimenti delle canzoni più belle di sempre, italiane e straniere, ma quelle che sono risuonate, ricantate, per restare in un campo che mi sta particolarmente a cuore. Adesso invece è il tempo di andare sull'argomento sicuramente più importante di giornata, visto che si parla dell'attualità, e sono contentissimo di farlo col capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, il mio amico Gianmaria Manghi. Gianmaria, ciao, buongiorno, benvenuto. Ciao Paolo, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie per aver accettato il mio invito, ne sono molto onorato e sono molto contento di averti in diretta, anche perché partiamo con questa nostra avventura che ti vedrà settimanalmente presente a darci informazioni in una giornata che mi sembra particolarmente importante, in cui arriviamo alle porte, non so se è arrivata già l'ufficialità, sarei tu a confermarcelo o meno, per quanto riguarda le varie riaperture, quindi diciamo le zone, il cambiamento dei colori delle zone, le riaperture che saranno graduali delle varie attività, e indubbiamente questo è un argomento importantissimo che riguarda tutti quanti noi. Sì, è sicuramente uno snodo, un passaggio, quello di oggi, con l'uscita del nuovo decreto legge che è denominato appunto decreto di riaperture, perché segna una ripartenza, seppur graduale. Nelle zone gialle, l'Emilia Romagna dovrebbe essere, da classificazione del tardo pomeriggio di oggi, se nulla cambia, zona gialla, quindi avere la possibilità a partire da lunedì di disporre di alcune riaperture che erano attese da molto tempo, e quindi è per questo che si può parlare
a pieno titolo di snodo, sono state invocate a lungo, vi è anche una pressione sociale inevitabile e comprensibile, perché coloro in particolare che svolgono attività commerciali, imprenditoriali, di gestione di spazi sportivi e sociali a fini proprio di esigenza lavorativa hanno invocato e atteso questi momenti da tanto tempo. Poi sappiamo che rimangono dei limiti, che la gradualità è commisurata al portato della situazione sanitaria, che va affrontata sempre con la massima prudenza, seppur migliorata rispetto alle settimane scorse, quando per diverso tempo siamo rimasti in zona rossa, parliamo della nostra regione naturalmente, ma comunque con un'opportunità di provare a intraprendere un cammino verso l'estate, di per sé vaccino naturale, che insieme al progredire delle vaccinazioni, speriamo nei quantitativi sperati da avere a disposizione, potrebbe rappresentare il viatico definitivo di uscita dalla pandemia. Quindi senz'altro un passaggio importante, a partire ad esempio dai ristoranti, che da lunedì 26 aprile riaprono solo con spazi all'aperto, questo va detto, però sia a pranzo che a cena. Erano totalmente chiusi o comunque aperti solo per l'asporto e la consegna a domicilio. Da lunedì potranno trovare riaperture in spazi aperti. Poi, a proposito di gradualità, sì, dal primo di giugno ci sarà la possibilità anche delle aperture in spazi chiusi, e quindi ci sarà un ulteriore step. Questo, Paolo, solo per fare un esempio rispetto a quel che accade a partire da lunedì. Certo, certo, assolutamente sì. C'è qualcosa che si muove ancora rispetto a quella che è stata una polemica, o meglio, diciamo, una richiesta di allungare l'orario del coprifuoco, o siamo ancora per adesso, Gianmaria, legati alle 22? No, al momento l'orario sono ancora le 22, vi è un'evidente richiesta delle regioni di spostare avanti di un'ora almeno, quindi alle 23 la possibilità di apertura, però il governo ha ritenuto con il decreto legge di mantenere ancora l'orario che aveva indicato, e questo è quello che è contenuto nel testo e che fa fede. È chiaro che l'ora in più servirebbe anche per le cene nei locali pubblici, perché certo, se io devo rientrare entro le 22 diventa difficile pensare di andare in pizzeria o di consumare un pasto in un ristorante, perché non hai le condizioni fisiche per rientrare a casa. Questo è un tema che resta vivo. Ti chiedo anche rispetto a queste nuove ordinanze, visto che qualche richiesta, qualche pressione chiaramente è stata fatta dalle varie categorie, e non ultima, giovedì scorso in Piazza Parma Confesercenti ha manifestato con i ristoratori, proprio che hanno titolato questa manifestazione "Non siamo fantasmi", rispetto a quelle che sono state secondo loro delle situazioni che non sono state prese in mano nel modo dovuto. Immagino che però la macchina che deve mettere in moto i ristori e tutte quelle che sono le situazioni che devono convergere in aiuto di tutti sia anche una macchina abbastanza complessa, diciamoci la verità. Sì, beh, intanto le norme le fa lo Stato, perché da diversi mesi le regioni hanno solo un potere restrittivo e non ampliativo. Vi era stata una fase in cui nella prima parte della pandemia le regioni hanno avuto una titolarità anche di ampliamento in base alle proprie condizioni sanitarie ed epidemiologiche delle norme, quindi l'Emilia Romagna si era mossa di conseguenza dando diverse possibilità che non erano previste sul piano nazionale. Questa fase da diverso tempo non c'è più, quindi norme dal punto di vista nazionale, e anche per quanto riguarda i trasferimenti dei fondi la Regione ci ha messo quel che poteva di proprio, 55 milioni di euro di ristori. Ad oggi, se parliamo di ristoranti e bar, sono 22, non sono pochi, non sono risolutivi ovviamente della situazione di sofferenza in cui versano tanti esercizi commerciali da questo punto di vista, ma sono, credo, un segno tangibile dell'impegno di un ente a favore naturalmente di categorie colpite dalle restrizioni delle chiusure. È chiaro che anche da questo punto di vista la celerità che è determinante, perché il tempo in cui mi arriva il ristoro può fare la differenza se sono in estrema difficoltà, dipende anche dai trasferimenti dello Stato che a volte sono stati piuttosto lenti.
Ti faccio una domanda tecnica, Gianmaria, per dare anche risposte a chi si è allarmato sui social. Lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 di luglio. Questo sì. Cosa vuol dire tecnicamente? Anche perché molti chiaramente hanno evinto che tutto questo, quindi il decreto di quest'oggi, funzionerà fino al 31 luglio. In realtà non è esattamente così dal punto di vista strettamente tecnico. No, lo stato d'emergenza è una valutazione generale che si fa rispetto alle condizioni di un periodo che ha ancora delle condizioni di rischio e quindi lo si è inteso codificato fino al 31 di luglio, quindi ancora per circa 3 mesi e mezzo, per avere davanti appunto un'avanzata, speriamo, di vaccinazioni e poi di riaperture che consentano davvero di chiudere il capitolo più severo di questo lungo percorso che pare infinito. La durata dei decreti che stanno dentro questa definizione avviene attraverso una sorta di navigazione a vista, quindi sono gli elementi di contesto che dicono qual è la durata temporale di un decreto, che può essere appunto di un mese, come può essere anche più breve se le condizioni di contesto cambiano. Ti chiedo, visto che hai fatto accenno alla campagna vaccinale rispetto a quella chiaramente che sarà un futuro, devi dire in un modo diverso, se c'è qualche novità da questo punto di vista. Sentivo qualche commento e leggevo qualcosa anche sui giornali che parlavano di un'accelerata che arriva in generale sull'Italia, dovrebbe coinvolgere anche l'Emilia Romagna. Ma le novità sono sull'arrivo di quantitativi di vaccini più importanti rispetto purtroppo alle inottemperanze che coloro che dovevano appunto fornirli hanno messo in campo per diverso tempo, quindi sappiamo come l'Europa sia stata penalizzata e quindi anche l'Italia sulle forniture di quantitativi. Sembra che ci apprestiamo con questo scorcio di aprile che resta e con l'inizio di maggio all'arrivo di forniture più importanti. Per dare un numero che riguarda l'Emilia Romagna oggi arriva a 28-30.000 vaccinazioni, ma ha un potenziale per arrivare a 40.000, che è quello che ha chiesto il commissario straordinario e che potrebbe definire quel 500.000 di vaccini al giorno dai 350.000 di oggi sul piano nazionale, indispensabile per raggiungere il risultato di terminare l'estate e di avere vaccinato pressoché tutta la popolazione. Quindi la novità è quella che appunto un po' Johnson & Johnson, un po' Pfizer e Moderna in modo particolare pare abbiano rafforzato i loro quantitativi e questo dovrebbe avere dei benefici in termini di azione quotidiana su tutto il sistema. Chiudiamo, Gianmaria, con questa domanda e ti chiedo quando arriverà l'ufficialità di questo nuovo decreto legge, di queste nuove colorazioni delle regioni, presumo nel pomeriggio. Sì, la classificazione delle regioni in base all'indice di rischio avviene con un'ordinanza del Ministero della Sanità che solitamente appunto viene diffusa nel tardo pomeriggio del venerdì. È un appuntamento settimanale, lo si apprende appunto prima di sera. I numeri sono tutti da giallo, quindi noi confidiamo davvero che possiamo ritrovare appunto questo colore all'interno dell'ordinanza che uscirà e quindi da lunedì l'Emilia Romagna, dopo essere stata arancione, dovrebbe ritrovare il giallo, che è sicuramente colore meno severo e molto più foriero di possibilità e di aperture. Davvero importante oggi il tuo contributo, un ringraziamento al capo della segreteria politica della presidenza della regione Gianmaria Manghi che ha accettato il mio invito, per questo ti ringrazio davvero Gianmaria, perché per me è stato un grande piacere, un grande onore e quest'oggi anche un grande contributo perché la giornata è veramente cruciale. Grazie Paolo e un saluto a tutti coloro che ti seguono, buona giornata a tutti. Grazie mille, ciao Gianmaria, grazie ancora, ciao. Ci risentiremo con Gianmaria venerdì prossimo, come ci sentiamo al giovedì con Stefania Bondavalli per avere due testimonianze veramente importanti del territorio, allora che vi siano novità chiaramente poi le daremo durante la settimana, ma poi avremo i nostri collegamenti. Io tra poco vi dirò in chiusura quelli che saranno gli appuntamenti speciali che arriveranno giovedì e martedì, prima ascoltiamo invece la tribute band di Mango con Bella d'Estate, si chiamano Mediterraneo e fanno veramente un bel tributo a Pino Mango, poi torniamo in studio e saremo pronti a salutarci. We'll be right back.
Loro sono i Mediterraneo, tributo a Mango con Bella d'Estate. Non ci resta nient'altro che ricordarvi alcuni appuntamenti speciali, ricordandovi che abbiamo chiuso, stiamo chiudendo in questi istanti la prima settimana di Parole e Musica On Air, nuova avventura in Web TV che vi sto regalando col contributo di Alessandro in regia, dalle 10 alle 13 ogni giorno, da lunedì al venerdì. Per quanto riguarda gli appuntamenti special che voglio andarvi a ricordare, vi ricordo che giovedì prossimo non sarò in diretta col dottor Mimma Muso, ma sarò in diretta invece con alcuni colleghi, tra cui l'amico Cristian Garbinato, e alcuni professionisti del settore che sono Johnny Malavasi, Renzo Bocchi, che sono dei manager importanti. Con Renzo abbiamo parlato qualche giorno fa, forse lo ricorderete, del settore, e proprio con loro andremo a ripercorrere quelli che sono i momenti non semplici, anche perché no, a parlare delle ripartenze, visto che ci troveremo giovedì, forse un po' in presenza, un po' via Skype, ma saremo in un momento in cui si parla di zone gialle, chiaramente con molte restrizioni, molte limitazioni, ma con qualcosa da ragionare sulle ripartenze. Quindi questo per quanto riguarda giovedì prossimo, con l'appuntamento con Musa Duro, che invece slitta al giovedì successivo. Saremo con sempre Mimma Muso qua in studio, chiaramente con me, perché la rubrica prende nome dalla sua presenza e dal suo modo abbastanza crudo di raccontarci la realtà che riguarda la salute e il benessere. Saremo con Giovanni Bianco, un chirurgo plastico, che ci parlerà chiaramente del suo lavoro. Andremo ancora una volta a scoprire molte curiosità, ma attenzione, perché arriva anche un appuntamento speciale il martedì, per 5 martedì consecutivi a partire dal 27 di aprile, sempre alle 18:30, mezz'ora, 30 minuti di Relazioni pericolose, con l'ultima puntata special che invece durerà un'ora. E vado ad elencarvi ancora i nostri appuntamenti: martedì 27 aprile, come nasce e si sviluppa una relazione tossica; martedì 4 maggio, gelosia, il mostro dagli occhi verdi; martedì 11 maggio, la manipolazione psicologica in coppia; martedì 18 maggio, le trappole che incastrano; martedì 25 maggio, sempre alle 18:30 ma per un'ora, quando una relazione pericolosa sfocia in un delitto efferato. Parleremo, sì, sempre in studio con la dottoressa Maria Rosaria Palmigiano, che sarà la mia compagna di avventura rispetto a questo momento che parla di relazioni pericolose, con un ospite straordinario, l'avvocato Nicodemo Gentile, che si è occupato di casi nazionali come quello di Sara Scazzi, di Mary Kercher, quello di Melania Rea, e che è stato molto spesso ospite nelle trasmissioni di riferimento, che sono quelle appunto delle grandi televisioni. Sarà veramente importante parlare con lui e ci offrirà una lettura completa di questi casi, e arriveremo da 4 martedì che saranno sicuramente importanti, descrittivi ed esaustivi rispetto a un argomento veramente spinoso e purtroppo anche drammatico. Questo è tutto, io sono pronto a salutarvi lasciandovi con una bella canzone dei Pink Floyd, la più importante, Another Brick in the Wall, la canzone che arriva chiaramente da una cover che è la Reverse Band. Quello che avete forse capito, se ci avete seguiti, che ascolterete sì le canzoni di riferimento del panorama nazionale e internazionale, ma sempre in versione cover. Neanche un brano, ma no, per una settimana, una scelta per evitare di essere favorito da me stesso, ma la prossima settimana inseriremo anche i brani del tributo ai Nomadi. È tutto, grazie ad Alessandro, non solo per oggi, per la settimana e per tutte le serate e per tutto il resto. Questa è un'avventura nuova che speriamo ci possa portare delle soddisfazioni. Sicuramente è stato un piacere, un privilegio essere qua con voi, anche una bella corsa, una bella faticata, però insomma alla fine siamo contenti di esserci. Ci risentiamo lunedì mattina a partire dalle 10. Intanto grazie e una buona giornata. No education.
education.